Buonasera a tutti, Marco Di Vita, investire.biz, vi do il benvenuto a questa, chiamiamola, special session di giovedì 7 settembre 2017, sessione che arriva da un'idea del mitico Enrico Lanati, che dovrebbe essere qui con me, vi do il benvenuto. Sì, ciao Marco e buonasera a tutti i partecipanti. Siete Ciao, tantissimi buonasera oggi. Enrico, grazie di essere qui con noi. Anzi, grazie perché ritengo che gli ascoltatori dovranno ringraziare soprattutto te perché è stata, diciamo, una tua idea questa special session. Perché voi dovete sapere che in realtà Enrico non è che ci sentiamo così spesso. Però il furbetto di Enrico, quando sente l'odore dei soldi, le cose vanno bene, puff, lui spunta fuori come i funghi, no? Sapete, adesso è il periodo dei funghi. Ecco, Enrico è uguale. Quando sente l'odore dei soldini, puff, lui salta fuori. E appunto parlavamo di mercati, vi spiegavo un po' la mia operatività, eccetera, eccetera. E visti i risultati, le cose stanno andando piuttosto bene. La stagionalità si è rimessa in linea con i mercati alla grande. E Enrico mi ha detto: ma scusa, ma tu stai facendo questi risultati e non dici niente, ma allora sei scemo. Effettivamente ha ragione. Allora mi ha detto: no, dai, facciamo una bella sessione, mostra gli altri, fai vedere, fai guadagnare un No, po' di gente, io ho mostra quello che stai detto facendo. un'altra cosa perché vedi che tu cerchi sempre di travisare tutto. Allora, praticamente cosa è successo? Negli ultimi mesi, quelli passati, in realtà qualche mese fa, insomma, verso insomma, i mesi che sono passati, in realtà ci sono state delle operazioni dove la stagionalità non ha performato in maniera particolarmente esaltante. Quindi alcune persone, insomma, che seguivano alcuni dei nostri servizi, tra cui il Forecaster Report, ma anche appunto la sessione di Marco, hanno avuto qualche operazione. Ma che è andata male, ma questa è una cosa assolutamente normale nel trading, nel senso che succede che talvolta le operazioni che vengono proposte per tutta una serie di ragioni che a volte scappano dalla nostra convinzione possano essere sbagliate. Quindi che cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo visto invece i risultati degli ultimi mesi, abbiamo detto cavolo, la stagionalità ha ricominciato a funzionare molto molto bene. Marco, secondo me sarebbe il caso di tirare un po' le fila, fare un po' di previsioni adesso nel breve termine che siano fruibili per tutti, in modo tale che magari chi era appassionato al tuo servizio. Io ricordo che tu avevi una quantità di iscritti al tuo servizio molto molto importante, ce l'hai Sì. ancora, però appunto c'è qualcuno che invece magari ha iniziato a seguire altre tecniche. Io ho detto cavolo, la stagionalità, lo sharing system è molto bello, è peccato che diciamo ci sia comunque una leggera minore affluenza al servizio di Marco. Poi tra l'altro già che prima di iniziare, poi guarda che ti faccio lavorare oggi perché facciamo un po' di previsioni e mettiamo un po' di ordini pendenti perché dobbiamo C'è dare un problema. valore a tutti quanti. Allora, mi chiedete se il webinar sarà registrato? Assolutamente sì, quindi non vi preoccupate, potete prendere appunti, ma comunque potrete rivederlo domani senza problemi. Il punto è questo: già che ci siamo, vi do degli input. C'è una promozione che spesso diciamo noi non spingiamo tanto, però ve la ricordo perché secondo me è importante. Chiunque non avesse un conto attivo con IG e decidesse di aprirlo per il nostro tramite, quindi con il link che vi mando adesso in chat, ovviamente molti di voi già ce l'hanno, però chi volesse aprire da questo link potrà ricevere, una volta finanziato il conto, il servizio di Marco completamente gratuito per i prossimi 2 mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che avrà la possibilità di poter fruire delle sessioni settimanali in maniera completamente gratuita per i prossimi 2 mesi. Quindi, se non avete un conto con IG, o nel caso non, diciamo, steste valutando l'ipotesi di aprirlo, insomma, aprirlo per il nostro tramite senza commissioni aggiuntive, vi darebbe il vantaggio di poter partecipare per 2 mesi alle sessioni di Marco in maniera totalmente gratuita.
vita. Allo stesso modo, se invece foste già clienti, insomma, l'ipotesi, vedere appunto come vanno le operazioni di Marco che vengono impostate e valutare magari di abbonarvi al servizio. Dopo questa breve marchettata, che però secondo me ci stava, giusto per... No, ma più che altro perché, soprattutto per gli utenti nuovi che non hanno mai seguito il tuo servizio, che sta andando bene negli ultimi mesi, soprattutto, per chi... non ha un conto di trading, è un'ottima opportunità avere questo servizio in omaggio, visto che le cose che fai tu sono interessanti. Dai, Marco, partiamo con un po' di previsioni. Sì, direi di sì, perché io ho detto la stessa cosa che volevi dire tu, però io l'ho detto in 2 minuti. Tu l'hai detto da laureato, ce ne hai messi 6 o 7, quindi vedi che alla fine i laureati in Italia ci costano troppo, c'è poco da fare. A parte gli scherzi, sì, io direi che possiamo cominciare dalle previsioni, quindi ad entrare veramente, veramente sui mercati. Stasera, oltre a vedere le classiche previsioni, chiaramente forecast, share system, eccetera, eccetera, comunque è importante, secondo me, mettere in evidenza quella che è la contestualizzazione del forecaster in relazione a che cosa? All'analisi fondamentale e all'analisi tecnica. Adesso, partendo proprio dall'Audi USD, che è uno dei cross che seguiamo veramente sempre, sempre da vicino, diciamo, partendo da qui è proprio l'esempio eclatante, l'esempio più adatto per poter spiegare questa correlazione tra stagionalità e analisi fondamentale e analisi tecnica. Quindi cominciamo subito. Allora, togliamo tutte le righe delle posizioni, che sennò si fa confusione. Andiamo a prendere la nostra previsione sull'Audi USD. Allora, come vedete, questa è la magica tabella che mi richiede tante, tante ore di lavoro. Vedete, ci sono, per chi non lo sa, ci sono tutte le previsioni. Ad esempio, vedete qui in basso, sull'Audi USD abbiamo già fatto, vedete, con time frame orario in H1, 1, 2, 3, 4, 5, ben già 6 previsioni diverse dall'inizio dell'anno. Ed è proprio dalla più aggiornata che iniziamo stasera. L'apriamo con il nostro semplicissimo Paint. Ragazzi, per fare queste cose non servono chissà quali software super costosi o chissà che preparazioni sull'informatica. Io Beh, anzi, serve il forecaster, che tra l'altro, questo invece me lo sono dimenticato di dire, nonostante sia stato estremamente prolisso, che anche quello viene dato completamente gratuitamente con l'apertura di un conto presso IG. Questa è un'altra cosa. Quindi noi lo forniamo ai clienti che aprono un conto con IG, ovviamente per il nostro tramite, per il link che vi ho mandato in chat. O sì, se esattamente. chiedete la Sì, registrazione, basta esattamente. mandare una mail a info@investire.biz e vi spiegano come fare. Sì, Bene. esatto. Appunto, come dicevi tu, quelle che vedete qua, vedete, non sono altro che poi le schermate del forecaster, i grafici del forecaster. Se noi andiamo a prendere in tempo reale il software, che è un software online, forecaster, vedete, .biz. Vedete la vostra la home page, area di accesso, si inserisce semplicemente la mail e poi una password, viene data poi dal team di investire.biz, e si entra e si ha il software. Ok. Allora, c'era Ugo che chiedeva. Ah, hai già risposto tu, Enrico. Ok, vedo nella chat, aveva fatto una domanda, Se le chiedeva se. domande sono molto tecniche, diciamo che magari non interessano alle altre persone, Ok, sì. io Ecco, rispondo direttamente. vedete, questo è ad esempio il grafico dell'Audi USD, è un anno che poi non è altro che il grafico dell'anno scorso. Se vogliamo vedere, ad esempio, 5 anni, vedete, questo è semplicemente il grafico del forecaster che poi vi facevo vedere prima proprio Spieghiamolo, Marco, che cosa fa il forecaster? In realtà il forecaster non fa nient'altro che prendere i dati sì sì storici sì degli ultimi anni, li aggrega
e vi fa vedere come si è mosso, per esempio, questa è una previsione a 5 anni, come si è mosso negli ultimi 5 anni. Ci sono degli strumenti come le commodities, per esempio, che risentono in maniera molto forte delle componenti stagionali. Mi riferisco al gold, mi riferisco al petrolio, mi riferisco comunque anche alle valute. La cosa importante, anche gli indici, c'è il famoso detto sell in May and go away, c'è ci sono altri, quindi il dato sui non farm payroll è un dato depurato della componente stagionale, quindi in realtà è molto molto importante. La cosa significativa è che questo ci dà un'idea di quella che è stata l'escursione media, quindi maggiore saranno gli anni, minore sarà l'escursione media perché ci sono molti più dati, e quindi ci dà un'indicazione a livello di settimane, quelle che vedete sotto 35, 36, 37, eccetera, sono le settimane dell'anno. Dovete prendere un calendario annuale per vedere su quale time frame, scusate, su quale settimana ci troviamo. Rispondo a qualche domanda al volo. I Sì, dati sì, sì. storici più vecchi dove vengono presi per costruire il forecaster, abbiamo dovuto comprare una serie di database, di dati storici che sono costati molti soldi. Quindi Matteo ci dice come l'oro che sale ogni gennaio, in realtà sale a febbraio più che a gennaio, all'inizio di febbraio generalmente, però esattamente Matteo è come dici tu, esattamente le commodities hanno una forte componente stagionale, quindi è utile mettersi nella direzione del trend se negli ultimi 10 anni il mercato in quel particolare periodo è stato toro piuttosto che orso, allora in quel caso ci si mette al ribasso. Fammi vedere allora un po' Audi USD. Ah no, mi stai Allora, facendo sì, vedere parlavamo Gold. di sì, no, siccome adesso dicevano del rialzo del gold a gennaio, eccetera, eccetera, l'ho fatto partire dall'inizio dell'anno. Effettivamente qua si vede bene il rialzo di cui parlavi tu. Comunque, le spiegazioni tecniche che tu hai dato adesso, tecnico-pratiche che hai dato adesso sul forecaster, per chi vuole approfondire un po', è sufficiente andare qui sulla homepage di investire.biz, formazione trading. Andate sul mio servizio, cliccate su maggiori informazioni, entrate nel sito formazionetrading.com e qui c'è un mio video che spiega appunto come funziona il forecaster e il mio servizio e addirittura c'è un backtest fatto con il forecaster del quale do tutti i dettagli e le spiegazioni all'interno di questo video. Quindi sedetevi comodi, vi cliccate il video e avete tutte le informazioni che vi servono. Ok. Benissimo, dai, Audi USD, lo compriamo o lo vendiamo? Forza! Allora, Audi USD, andiamo a vedere. Allora, tiriamo fuori la nostra previsione, la riduciamo. Questo adesso vedrete proprio fare quello che facciamo ogni martedì sera e poi anche negli aggiornamenti che vi arrivano, perché naturalmente chi è iscritto al mio servizio riceve poi settimanalmente dei video aggiornamenti e anche tutto il materiale, tutte le previsioni che vedete qua dentro. Allora, dicevamo Audi USD, dunque, io ho una data di previsione che va dal 26 di maggio, lo vedete qua sotto, a sinistra del grafico del forecaster, che va dal 26 di maggio al 31 di dicembre. Ok, quindi andiamo ad allineare qua 26 maggio, vi aiutate con la linea verticale del puntatore del mouse, poi 1 o 2 giorni in più in meno non è che fanno una grande differenza. L'ho allungata proprio ultimamente, aggiornata questa previsione fino alla fine dell'anno. Ok? Eccoci qua. E poi importante l'allineamento corretto. Adesso chiaramente con tutti gli strumenti che analizziamo, non è che io mi posso ricordare a memoria tutti gli allineamenti corretti degli strumenti. Allora cosa faccio? Quando realizzo la previsione, faccio un print screen di un grafico reale, vedete, metto i vari livelli di prezzo per controllare eventualmente di essere allineato correttamente e poi vedete qua che giugno in realtà è traslato un po' più avanti. Quindi io vado a spostare verso destra la mia previsione. Allora, essendo che ho già fissato le date all'inizio e alla fine corrette, quando io traslo lateralmente il grafico reale, cosa succede? Che automaticamente e con molta semplicità i giorni che io levo che aggiungo nella parte posteriore, scusate, vengono automaticamente eliminati in proporzione perfetta nella parte finale del grafico. Ok,
Comunque, andiamo avanti a fare gli allenamenti. Allora, vedete, io adesso anche verticalmente ho aggiustato, come era indicato qui sul grafico d'esempio, nella previsione, il grafico reale dell'AudiUSD. Poi, logicamente, se state un pelo più bassi o un pelo più alti, non è importantissimo, anche perché nel forecast quello che ci interessa non sono tanto i livelli di prezzo, che poi invece andiamo a vedere con l'analisi tecnica, eccetera, eccetera, con qualsiasi altra tecnica si voglia, ma quelli che ci interessano sono i trend. Ok? Già qualcuno di voi vedrà che questo grafico sale e invece questo scende. Dirà: ma allora come fate a essere dalla parte giusta se questo grafico scende? Allora, adesso entriamo proprio nel vivo, ve lo faccio vedere. Allora, si fa un screen, andiamo sul Paint, incolliamo semplicemente la pagina, andiamo a prenderci il grafico reale, qui lo copiamo e ce lo portiamo sulla previsione vera e propria, che a questo punto apriamo a schermo intero. Ok, chiaramente adesso non posso usare, solitamente lavoro con un doppio schermo, adesso non lo posso fare perché voi non lo vedete. Allora, in trasparente andiamo a incollare il grafico e che cosa succede? Cominciamo a fare una comparazione. Allora, vedete che, allora, nonostante nella parte iniziale forecast dava un'indicazione di lateralità, poi di discesa, poi un su e giù, che effettivamente, se andiamo a guardare in questa fase, è stato ben rispettato, perché vedete, massimi, minimi e di nuovo massimi, quindi è stato ben rispettato. Però si differenzia molto nella parte iniziale. Allora andiamo avanti e andiamo a paragonare le altre history. Qui abbiamo un history con media 7 anni, quella di prima era a 5. Vedete che comunque anche qui c'è una sorta di massimo, qua è già più simile l'history, anche se nel 7 anni vedete scendeva molto di più. Ok? Poi vi spiegherò come mai in realtà io non ho scelto di andare short, ma di incrementare ulteriormente il long. Ok? Allora, vedete anche qui quanto sono scesi meno i prezzi. C'è Giovanni che dice: se può fare una domanda, ma naturalmente ci mancherebbe, anzi, mi piacciono gli utenti che fanno tante domande, perché vuol dire che partecipano attivamente. Allora, anche qui vedete quanto sarebbero dovuti scendere i prezzi, ma non l'hanno fatto. Noi abbiamo tentato lo short. No. E dopo vi spiego perché. Comunque, per ora l'history che assomiglia a quella di più può sembrare una cosa banale, è quella un anno. Che cosa vuol dire quella un anno? Vuol dire che non è altro che il grafico dell'anno scorso. Il cambio AUD/USD sta seguendo in maniera quasi perfetta quello che è successo l'anno scorso. Allora, le proporzioni sono un po' fuori perché c'è questa candela verticale che è stata la candela della Brexit l'anno scorso, dove il dollaro si è apprezzato violentemente e quindi il cambio è sceso. Però vedete poi che in questa parte, guardate, vedete che l'andamento è molto simile. C'è una cosa importante da vedere che si nota subito qui. Allora, vedete come qui sì, effettivamente c'è stato il minimo, ok? Allora ve lo segno con una matita così lo vedete meglio. Vedete, allora, massimo. Poi qui effettivamente c'è stato il minimo, appena appena traslato, forse di un giorno di differenza. Poi i prezzi sono saliti, allora teoricamente da qua si sarebbe dovuto tentare lo short, secondo forecaster. No, perché no? Allora, innanzitutto perché le aspettative di rialzo dei tassi sul dollaro americano non sono a settembre, ma è molto più quotata l'ipotesi di un rialzo dei tassi a dicembre. Quindi questo che cosa vuol dire? Dollaro forte precedentemente al mese di dicembre e non a quello di settembre. In contemporanea abbiamo un dollaro australiano molto forte. Ok, infatti guardate qua che cosa è successo. Se noi fossimo andati short da questo punto avremmo preso a quest'ora lo stop. Magari anche in pari, perché poi effettivamente un po' i prezzi sono scesi fino qua. Il minimo temporalmente è stato quasi perfettamente allineato. Se voi tirate una linea verticale, vedete che effettivamente il forecaster qua dava un minimo. Ma guardate che differenza di livello di prezzo. Ok? Questo perché a questo punto ci vengono in aiuto le informazioni di
di carattere fondamentale. Infatti c'è Vittoria che lo precisa in chat. Se voi andate sul sito di investire.biz, poco tempo fa io ho fatto un articolo sul... Oh, scusate, devo rifare l'accesso perché non so perché sono uscito. Datemi solo un secondo. Comunque stavo dicendo che poco tempo Mamma fa... mia, se sei svizzero, bluewin.ch. Ma che... Guarda che io voglio essere, non vedo l'ora di essere adottato dagli svizzeri. Mamma mia. No, Allora, poi andiamo per sul mio rispondere a profilo. Vittoria, che saluto, in realtà è vero, nel senso che bisogna contestualizzare tutto. Cioè, oggi, per esempio, abbiamo visto l'apprezzamento di euro-dollaro, dell'euro in particolare, perché c'era la BCE. Quindi, in realtà, noi dobbiamo mettere insieme tutte quelle che sono le informazioni che possiamo avere. Questo ci aiuta poi a fare un trading un po' più consapevole. Ok, comunque, vedete, questo articolo che io avevo pubblicato, vedete, vi do, oltre al mio servizio, dare gli aggiornamenti, eccetera, eccetera, poi anche con gli articoli, un articolo ad esempio come questo di carattere fondamentale, a chi frequenta il mio servizio è assolutamente molto importante. Vedete, audio ID, tutto quello che vorreste dovreste sapere, adesso non sto a leggerlo tutto per non perdere troppo tempo, comunque parlavo di Reserve Bank of Australia, di RBA. La Reserve Bank of Australia nell'ultimo appuntamento diceva la ripresa economica ormai confermata anche dai buoni dati sull'economia del paese e possiamo quindi considerarci definitivamente fuori dalla recessione, bla bla bla, eccetera, eccetera. Se voi cliccate qui e ingrandite l'immagine, vedete che in questa tabellina questo è l'andamento del taglio dei tassi che c'è stato negli ultimi anni da parte della RBA. Vedete, siamo partiti dal 2012, eravamo a 3,75 per arrivare finora a 1,5. C'è già stato un accenno da parte della Banca Centrale Australiana che ha detto probabilmente vedremo e valuteremo se in un futuro prossimo, quindi vicino, se sarà già il caso di alzare magari i tassi di interesse. Quindi capite che l'America, la Fed dice, ci stiamo avvicinando ad una percentuale di tasso di interesse che per noi è idonea. La RBA dice, noi finiamo il nostro ciclo ribassista, cioè scusate, il nostro ciclo di taglio dei tassi di interesse, potrebbe iniziare quello rialzista, cioè di rialzo dei tassi di interesse. Ci troviamo chiaramente con un dollaro australiano che dovrebbe apprezzarsi e un dollaro americano che dovrebbe deprezzarsi, non nel futuro chiaramente vicino, nel futuro prossimo, ma più avanti. Poi vedete oltretutto, quindi analisi fondamentale, e poi effettivamente, adesso me la voglio tirare un po' perché il disegnino che avevo fatto qui si parlava di metà luglio quando ho fatto questo articolo, se voi andate a guardare poi è quello che è successo, perché siamo scesi appena sopra lo 0,78 e poi i prezzi sono ripartiti. Vedete poi anche qui analisi tecnica, vedete, guardate questa lateralità, la vedete qui, vedete? Che durava ben dall'inizio del 2016, quindi praticamente da un anno e mezzo. È stata rotta, quindi che cosa vuol dire questo? Questo è un segnale importante di forza su questo cambio, quindi noi andiamo a mettere l'analisi fondamentale assieme all'analisi tecnica con l'aiuto del forecaster che ci indica quando ci saranno i minimi, quali potranno essere i trend e ragazzi il gioco, diciamo Ma così, è quindi finito. adesso Marco si compra o si vende? Che io ancora non ho capito. Allora, comprare adesso no, proprio su questo livello secondo me no, perché vedete siamo proprio già in fase di rialzo e qui no. Però se noi andiamo a prendere, scusate, poi tra l'altro ho preso il grafico sbagliato, vedete c'è ancora una fase qui di rialzo. Noi qua abbiamo avuto il minimo, il movimento che noi dobbiamo andare a prendere praticamente non è altro che questo. Ve lo segno così lo vedete. Ok, ci sono. È questo. Vedete? Qui ci aspetta ancora una fase rialzista sull'AUD/USD che dovrebbe terminare all'incirca, vedete, verso la fine di ottobre. Ok? Quindi dopo la metà di ottobre.
Essendo che i minimi sono stati su un livello di prezzo più alto, è molto facile che andremo a rompere i massimi precedenti, cioè i massimi praticamente su cui siamo adesso. Ci potranno essere adesso ancora magari dei ritracciamenti per poi andare a rompere, per scendere di nuovo e per poi andare a fare i massimi qua. Ecco, quella è la nostra strategia, quello che noi faremo, che io farò personalmente, che può scegliere di fare chi mi segue, è quella di restare long assolutamente almeno fino alla metà di ottobre. Ok. Io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che sono convinto che il dollaro in questo momento vivrà qualche mese di debolezza, quindi un mesetto e mezzo di debolezza, quindi è più giusto essere long. Però riprendi il grafico a questo punto di euro-dollaro, giusto? Cioè, scusami, di USD, che però Sì. diciamo così cerchiamo di andare a individuare dei punti interessanti, Ah, ok. facciamolo assieme a questo lavoro. Allora, Sì. in questo momento, vedi, siamo in un trend spiccatamente rialzista, Certo giusto? che sì. Ecco, se il trend è spiccatamente rialzista, vuol dire che noi in qualche modo non dobbiamo cercare, come diceva Giovanni, che se vuole può shortare, però in questo momento, secondo me non è interessante andare a cercare dei punti di ingresso short dove prendiamo maggiori rischi, ma dobbiamo andare a cercare di trovare dei punti di ingresso long sui ritracciamenti. Prova a mettere un RSI se riesci a 40 e 60 per vedere se ci sono dei livelli interessanti su questo, che magari li individuiamo e poi li andiamo a vedere sul forecaster. Allora, un Prova a mettere. secondo che lo vado a cercare che Lì, non la uso metà. Vai, lì. Su, Price Rate giù, of giù, giù, Change. giù, giù, No, giù, 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 scusa. su, su, RS, Relative Strength Index, sotto, Ok. sotto, sotto, lì, vai, Ecco fatto. vai, vai su linea orizzontale 1, Aspetta un secondo, Harry, che eccoci qua. Madonna Usiamo se sei il pasticcione, Harry, non è che mi uso spesso. allora, va, è male, vai sulla chiave inglese. Sì. Sotto, lì, la prima riga, linea orizzontale 1, sotto quello, no, lì, a destra, sinistra, lì, Ok. vai, valore a destra 40, vai, su, 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 ok, Comunque, Harry, se mi dici anche entra nei settaggi, capisco, eh. poi linea orizzontale 2, 70, vai, metti 60, ok, Eccoci qua. e mo metti chiudi. Ok, Eccoci qua. ora allarga un po' per vedere meglio. Ok, i punti buoni generalmente per questa tecnica che utilizzo io sono quelli intorno a 40 se vogliamo comprare, no? Che generalmente coincidono con dei minimi. In questo momento siamo a 62 di RSI, quindi dobbiamo attendere che il mercato arrivi in un intorno di 40 per poter comprare. A occhio, se ho un po' di esperienza, questo avviene intorno a 79 e 55, 59, 60, 79, 60 più o meno dovrebbe avvenire su quei livelli lì. Quindi, secondo me, quella potrebbe essere una buona indicazione per posizionarsi long e andare a prendere nuovi massimi. Rispondo a Federico, dice a novembre il dollaro potrebbe iniziare a scontare il rialzo dei tassi di dicembre. Secondo me, il rialzo a dicembre ci sarà. Sì, assolutamente. E sempre se non sarà in anticipo. Quindi, praticamente, secondo me, noi dobbiamo andare a prendere questo long, andiamo a fare i nuovi massimi, probabilmente in area 0,81, se arrivano. A quel punto si chiude, magari siamo arrivati a novembre, si può valutare di prendere, i tempi sono maturi per valutare magari uno short. Bene. Esattamente, è proprio quello che vediamo poi sulla previsione, perché sulla previsione vediamo proprio che i tempi maturi per lo short sono proprio fine ottobre, vedete, quasi diciamo tra la metà di ottobre e i primi di novembre si può cominciare a pensare a uno short. Comunque, da qui, visto che qualcuno chiedeva i livelli, eccetera, eccetera, ecco, ad esempio, semplicemente facendo un discorso di supporti e resistenze, 79,60, ci fosse un ritracciamento lì, potrebbe essere un ottimo livello di incremento. Vediamo che ha fatto più volte da resistenza, qua da supporto. Guardate qua, una, due, tre, quattro volte, cinque qua, quante volte i prezzi hanno sbattuto su questo livello. Poi quando è stato rotto ha fatto ad esempio qua, in questo caso ha fatto da supporto.
Ci tenevo a spiegare una cosa piuttosto importante, e cioè che, scusate che rimpicciolisco di nuovo i grafici, solitamente io non uso fare delle entrate, diciamo, secche con stop stretto, eccetera, eccetera, perché questo ce lo possiamo permettere perché chiaramente avendo il forecaster che ci dà un'indicazione di trend, che cosa succede? Io so che da qui, ad esempio, i prezzi possono iniziare a stornare, ad andare al ribasso, so che avrò un trend molto probabilmente ribassista per 2 o 3 mesi. Che cosa succede? Di conseguenza, se non riesco proprio a prendere il livello al PIP, cosa succede? Posso scegliere di fare. Magari io sono entrato qua, è un po' presto, posso scegliere di fare più livelli di entrata. Questo che come si fa? Ve lo spiego. Allora, andiamo a prendere un foglio pulito di Paint, così questa cosa ve la spiego perché secondo me è abbastanza importante. Poi mi dirai anche la tua, Henry, su questa tecnica eventualmente, ok? Sì. Ok, allora, noi abbiamo il forecaster che ci dà un'indicazione di rialzo su un cross. Ok, noi abbiamo la possibilità di entrare su più livelli, ok, al rialzo, va bene. Supponiamo di individuare questi principali 3 livelli di ingresso e di voler entrare, non lo so io, con 10 mini lotti, supponiamo. Allora che cosa succede? 10 mini lotti, mettiamo uno stop piuttosto stretto. Mini lotti, ok. Mettiamo uno stop piuttosto stretto a 30 pip. Se ci prendiamo lo stop, cosa succede? Ci siamo già cuccati $300 di perdita. Poi che cosa succede? Come la stragrande maggior parte delle volte, che i prezzi ci prendono lo stop, magari va sotto ancora di 10 pip e poi boom, di colpo prende la direzione che ci indicava il forecaster. Ed è veramente la situazione peggiore in cui ci possiamo trovare, perché abbiamo preso lo stop e in più siamo fuori dal movimento. Allora io generalmente che cosa faccio? Voglio fare una. Sì, esatto, Stefano mi dice 10 mini lotti è un lotto, esattamente, è un contratto intero. Ma Marco è complicato, quindi dico Come? Marco è complicato, sì, l'avevo pensato anche, detto 10 minuti, ma perché poi magari lo gestisci, quindi è giusto. No, 10 mini lotti perché adesso li voglio suddividere in 3, 3, 3, ok? Per Ok. quello che ho voluto 10 mini lotti. Allora, cosa faccio io? Entro qua mettendo uno stop più ampio, ok? Perché ho messo 3 mini lotti, quindi posso permettermi di mettere uno stop più ampio. Ok, questo cosa fa? Va giù e torna su, io me ne sbatto e inizio a guadagnare, ok? Guadagno meno, è vero, però guardate in che trend sono dentro. Questo sale. Quando torna indietro, io ho la possibilità di nuovo di incrementare e di aggiungere 3 mini lotti. Ok? Generalmente io seguo una tecnica di questo tipo ed effettivamente da quando utilizzo questa tecnica ho avuto veramente degli risultati piuttosto importanti. Però è chiaro che questo bisogna farlo con l'ausilio del forecaster, perché noi iniziamo qua con un'entrata nell'ottica di andare a prendere un rialzo piuttosto importante. Ok, è anche per questo che non serve entrare subito con una size così grossa. Ok, ci tenevo a spiegare questo. Ok, ringrazio Luca che mi dice che sono sempre chiarissimo. Ascolta, Bene, una detto domanda questo, ce l'ho, fammi dimmi, dimmi. capire, ma quindi tu fai dunque 3 mini lotti e poi tu vai a incrementare la posizione solo nella direzione del rialzo, quindi nella direzione del trend quando già sei in profitto, giusto? Esatto, esattamente, sì. È Mi proprio. piace perché questa è la cosa giusta, nel senso che se di solito le persone tendono, per esperienza, io ho lavorato in un broker, quindi so quello che sono diciamo, i comportamenti delle persone, tendono a incrementare la posizione facendo una martingala quando va al ribasso senza mettere gli stop e perdono tutto. Invece, lavorando nella direzione del rialzo, se tu perdi, perdi poco. Se il trend è forte, hai un incremento delle posizioni. In profitto, quindi è una sorta di antimartingala, però che opera già
nella direzione giusta. Tra l'altro, probabilmente tu metti anche lo stop in pareggio, in profitto sulla prima posizione nel momento in cui entri con la seconda. Esatto, esattamente, sì, esattamente. E poi diciamo che entrando, diciamo così, tra virgolette, secchi, c'è cioè veramente prima lo schiaffo e poi la beffa, perché ci si prende prima lo stop loss e poi ci si trova veramente fuori da un movimento piuttosto importante. Ed è veramente la situazione peggiore in cui ci si può trovare. E noi qui abbiamo messo con un 10 mini lotti, ci prendiamo con 30 pip già $300 di perdita. Con 3 mini lotti per andare a prenderci $300 di perdita, abbiamo la possibilità di mettere uno stop loss piuttosto ampio, uno stop di 100 pip. Ecco, ed è le probabilità che ci vada a prendere lo stop e poi quelle di rimanere fuori da un movimento così importante sono assai più basse piuttosto che mettere uno stop di soli 30 pip. Ecco, Quindi tu questo metti è il uno stop concetto. più ampio che poi riduci e quindi parti nella tua operazione con rapporti rischio-rendimento magari sfavorevoli, giusto? Sì, esatto, sì. Però, se ho capito bene, tu dici il forecaster e la stagionalità sono talmente potenti che a me mi sta bene anche lavorare col rapporto 100 pip di stop e 100 di target, perché tanto, bene o male, la stagionalità io mi fido, ci credo, e quindi secondo me almeno una volta su due dovrei aver ragione. Questo è un po' il ragionamento. Mi piace stare in piedi, eh? Sì, no, ma guarda, è una questione di probabilità, di cosa è probabile che succeda. Chiaramente io adesso è un anno e mezzo che studio, mi rompo la testa sul forecaster, so che questa tecnica rispetto a quella dell'entrata secca ha una probabilità di successo molto molto maggiore. A volte mi è capitato di entrare su strumenti dove il forecaster dava rialzo, poi effettivamente le cose non sono andate subito dalla parte giusta. Poi il rialzo c'è stato, io ero entrato qui, poi sono entrato di nuovo qui, di nuovo qui. È sufficiente che questo arrivi sulla prima posizione per avere questa in pari e avere il profitto sia su questa che su Però questa. questa è una mediazione al ribasso, non al rialzo, quindi è una cosa diversa da quella che abbiamo visto prima. Sì, diciamo che un po' sì, questa è una mediazione al ribasso, però diciamo che il principio è un po' lo stesso, perché tu non vai a mettere subito i tuoi 10 mini lotti, ma ne vai a mettere solo 3, questo ti dà la possibilità, se le cose non vanno da subito per il verso giusto, di stare ancora dentro nell'operazione ed incrementare Facciamo il passo. un po' di formazione, visto che secondo me è importante, perché io Sì. voglio che tutte le persone che seguono il nostro sito diventino in qualche modo profittevoli. Marco, in maniera diciamo pratica, ci ha raccontato un concetto secondo me molto importante, che è il concetto della leva e dell'leverage che viene utilizzato sul conto. Lui dice: se io ho un conto mediamente capitalizzato, se io ho un conto mediamente capitalizzato, posso permettermi di lavorare con size molto molto piccole e di fatto non sentire grande variazione. Fare degli ingressi, come ha fatto vedere Marco, in questo caso in perdita, però con size molto molto piccole, in quel caso ti consentono comunque di gestire la posizione e di poterla incrementare abbassando il prezzo di carico. Io questo lo faccio spesso sulle azioni, quando ho un'idea, diciamo, di medio-lungo termine, che magari c'è un'azione che ha fatto retracciamento, faccio un esempio, Cominar, io ne ho comprate ancora perché credevo nel progetto. Quindi questa è un po' un'analisi. Quindi l'idea è: se lavoriamo con size molto molto piccole, possiamo permetterci, e solo se usiamo size molto molto piccole, possiamo permetterci di lavorare e di abbassare il nostro prezzo di carico senza avere particolare tensione, stress e quant'altro. La cosa importante è che comunque alla fine
dobbiamo sempre mettere uno stop loss. Perché? Perché ci sono movimenti nel mercato valutario, pensate a Eurofranco, che si è mosso di circa 10 figure negli ultimi 3 mesi. In quel caso, se continuaste a incrementare, se continuaste ad aumentare l'esposizione, vi trovereste con il conto completamente azzerato e con perdite molto molto grandi. Quindi il consiglio è: possiamo frazionare il nostro ingresso, che era teoricamente di 10.000 lotti, in 3, 3 e 3, però poi comunque, se poi la stagionalità non ha ragione, quindi il mercato va dal lato sbagliato, dobbiamo avere la forza di liquidare tutta la nostra posizione. Entrando a pezzettini e perdendo sulle 3 posizioni, comunque perderemo meno che essere entrati sul livello più alto e avendo raggiunto lo stop loss. Quindi, diciamo, questo è un po' il punto. Ricordatevi sempre, questo io lo dico, ma non mi ascolta mai nessuno, che lo stop loss è un qualcosa che vi può comunque tutelare. Voi uscite dalla posizione e nessuno vi vieta, se poi cambiate idea o se la volete mantenere, di poterne aprire un'altra. Quindi cosa vuol dire? Lo stop loss vi dà la possibilità di uscire dal mercato, pensare, riflettere ed eventualmente, se ritenete di aver ragione, ma probabilmente non avete ragione perché avete appena preso lo stop, rientrare saggiamente su quella posizione o, a mio avviso, insomma, in maniera errata, perché se l'operazione è andata male, bisogna anche accettare le perdite, perché fanno parte di questo lavoro. Nessuno non perde mai, tutti quanti, insomma, incorrono in delle perdite. Bene. Ecco, ho preso questa immagine del mio vecchio articolo per far vedere che insomma qua c'era un guadagno aggregato di quasi 4.000 euro, che non è poca cosa. Se voi andate a guardare la sites, non ci sono sites enormi. Vedete qua 3 mini lotti, qua 5 mini lotti, eccetera, eccetera. Considerate che questo è un aggregato e io le entrate le ho fatte con prima uno, poi due, poi tre, poi uno, eccetera, eccetera. Comunque vedete che non ci sono sites enormi. Cioè, per fare i soldi, ragazzi, nel trading ci vuole innanzitutto tanta pazienza e poi piccoli guadagni che però sommati poi alla fine, vedete, fanno, diciamo, cifre abbastanza importanti. Non è necessario strafare. Cioè, io qui con il conto che ho avrei potuto sicuramente mettere delle sites anche più grosse, però se le cose non vanno dalla parte giusta, poi sono guai. E vedete che comunque, nonostante le sites non enormi, i risultati che si possono ottenere sono comunque abbastanza importanti. Ok, detto Bene, questo, Marco, possiamo. sono passate 44 minuti e abbiamo fatto una sola previsione. Quindi forza, adesso scanniamo. Guarda che, visto che Sì, sì, per sì, sì, sì. rispetto di tutte le persone che sono collegate, ne facciamo un po' di previsioni. Non ti lascio andare a vedere i film porno che guardi tu di solito la sera, ma facciamo le previsioni. Oh, si vede che stare con lo zoppo si impara a zoppicare, le cose che dice Luca comincia a dirle anche tu. Mamma mia, che Dai. figure che mi fate fare. Allora, comunque, qua l'abbiamo detto, io rimango rialzista assolutamente fino a fine ottobre, poi a fine ottobre valutiamo, vediamo cosa fare, probabilmente ci sarà da tirarsi. Allora, ok, possiamo chiudere con l'AUDIVOSD e proseguire, andiamo avanti a vedere tutto il resto. Allora, prendiamo la lista, no, scusate che chiudo il grafico dell'AUDIVOSD che non ci serve più. Eccoci. Mentre li carichi, vi esorto ad andare a leggere l'articolo che ho fatto sulle compagnie aeree, quello di oggi, che secondo me è interessante. Se vi piace, condividetelo anche su Facebook e sui vari social, insomma, che secondo me è una bella opportunità. Ok, dunque io vado a prendere, siamo sull'euro GBP, proseguo con i cross che ci sono sulla lista, tanto se acceleriamo bene o male riusciamo a fare molte cose. Allora, euro GBP, l'ultima previsione che è questa. Vediamo se sei d'accordo con Riccardo Zago, che oggi mi ha fatto una testa su EuroGBP. Ah sì? Lui è Vai, vai, rialzista vedi. o ribassista? Non te lo dico, me lo devi dire tu. Adesso allora te lo dico io. Dunque, allora, innanzitutto qua siamo al rialzo già da un bel po'. Io addirittura questo cross l'avevo individuato qua su questo doppio minimo a 0,84.
Poi in realtà siamo entrati un po' più tardi, intorno allo 086-87, con i vari incrementi, eccetera, eccetera. Allora, anche qui è importante la contestualizzazione del forecaster, perché vedete che il forecaster comunque ci darà anche delle indicazioni di short in questa salita. Short che non abbiamo fatto e adesso vi spiego perché. Allora, innanzitutto andiamo a settare le date. Allora, dal 15 di marzo, quindi qua sono già giusto, al 15 di ottobre. Ok, quindi fino a qui e siamo allineati giusti. Adesso cerchiamo di adattare un po' le proporzioni, vediamo slittamento temporale non ce n'è, dobbiamo aggiustare un po' la proporzione coi prezzi. Comunque già si vede a colpo d'occhio la forza della stagionalità, perché vedete che il grafico ha una sorta di movimento, vedete che parte al ribasso. Poi risale, è un po' poi quello che vediamo qua, vedete, si parte al ribasso e poi si sale, quindi è già molto molto simile l'andamento. Allora, andiamo a fare come prima il solito procedimento, print screen, si passa sul foglio di pulito, copiamo e andiamo sulla previsione, ok? E vediamo un po' dove è diretto l'euro GBP. Allora, copiamo e andiamo sulla nostra previsione. Allora, sempre in trasparente, ecco fatto. Allora, vedete che effettivamente, allora, quando noi eravamo qua, in molti mi hanno detto tentiamo lo short, ho detto no, non tentiamo lo short, semplicemente qua ho applicato una semplicissima analisi fondamentale. E mi sono detto, ma allora l'euro è molto forte, si va verso la fine del quantitative easing. La sterlina qualche problema ce l'avrà perché ci saranno le trattative per la Brexit, eccetera. Sia che la Brexit concluda bene per l'Inghilterra oppure no, comunque la sterlina ne soffrirà un po', questo è inevitabile. Ed effettivamente, guardate, vedete che effettivamente gli short sono mancati. Ma ad esempio, su questi punti ci sono state delle belle occasioni di incrementare il long. Adesso ci troviamo, vedete, qui. Comunque noi non sappiamo di preciso se siamo qui o qui, ma comunque sappiamo che il cross è destinato a ripartire ed ha uno strappo dall'incirca dall'inizio di ottobre fino a metà molto 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 importante. Ok? C'è Claudio che precisa che da quel poco che ha visto non mi pare che il Regno Unito stia uscendo bene dalle trattative. Beh, logico, un po' di sofferenza è naturale che ci sarà, è una cosa importante quella che è avvenuta. Ecco, vedete qui, perché io non ho tentato lo short, ragazzi? Perché con un movimento, uno strappo rialzista così importante, mi sono detto, ma perché devo andare a tentare lo short dopo magari prendo lo stop se sono fuori anche da questo movimento? Io tengo la mia posizione, che Henry lo sappiamo, lo diciamo sempre, per fare i soldi veri nel trading bisogna tenere le posizioni e lasciare correre i profitti, Mi sembra cosa che mi devi che... ancora offrire una pizza per questa roba. Mi ricordo, tu facevi un corso con me tipo 3-4 anni fa e mi hai detto se questa roba va fino a dove dici tu, poi ti pago una pizza. Mi sa che non l'ho ancora presa quella pizza lì, no, Marco? Ah sì? Ma non erano in contrario? Boh, no, no, i soldi li hai fatti tu. No, comunque no, adesso a prescindere da tutto, Marco ci dice una grossa verità parlando della stagionalità, però a parte gli scherzi, il trading comunque è un'attività seria. Noi cerchiamo di farlo con un po' di goliardia, però bisogna anche sempre essere seri su quello che succede. Quello che vediamo è che la stagionalità nell'ultima parte dell'anno sembra essere molto a favore di... molto a favore di euro nei confronti di pound. Questo secondo me è consistente con quella che è l'analisi macroeconomica, ma soprattutto quindi Brexit e rafforzamento dell'euro causa riduzione degli stimoli monetari, quindi il long euro GBP è corretto, diciamo tendenzialmente da questi livelli, ma non solo, c'è da aggiungere un'ulteriore cosa, il trend è rialzista. Quello che stiamo vedendo da diverso tempo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se il trend è rialzista, noi dobbiamo valutare meglio le posizioni long rispetto a quelle short. Quindi Marco ci sta facendo vedere una cosa molto interessante. Adesso dobbiamo capire dove entrare long. Allora, tra l'altro, questo non è altro che il grafico dell'anno scorso, quello a un anno.
vedete che, guardate quanto è salito di più, quanto è più rialzista il cross rispetto all'anno scorso. Vedete che praticamente questa discesa in proporzione di prezzo, quello che, adesso qua il grafico del forecaster a linea blu è piuttosto schiacciato perché c'è questo rialzo dovuto alla Brexit dell'anno scorso che butta fuori parecchio le proporzioni. Comunque, se voi ci fate caso, qui effettivamente dove doveva esserci il ribasso, ecco ad esempio, questa è stata veramente un'ottima occasione di ingresso long. Io ho detto, ragazzi, rimaniamo long. Se qua effettivamente lo storno c'è, noi attendiamo e poi dal punto di vista temporale, quando arriviamo a questo punto, vedete qui. Cioè a metà luglio, sia che siamo con un livello di prezzo a questo punto o a questo o più in basso, noi a metà luglio ci mettiamo long. Abbiamo fatto praticamente l'ingresso perfetto perché guardate, abbinando il forecaster a quella che è stata una semplice analisi fondamentale, quanto il cross in più è salito. Ok? Ora, che cosa vediamo? Vediamo che all'incirca, quasi a metà settembre, tiriamo un'altra linea verticale per vedere le tempistiche, vedete che quasi a metà settembre ci dovrebbe essere una ripartenza piuttosto importante. Io ho anche incrementato intorno a, appena sopra i 91, mi sembra che siamo scesi fino a 91,50. Adesso, quando lo vediamo, perché ricordatevi che i grafici a linea tengono in considerazione le aperture e le chiusure e non i massimi e minimi di giornata, quindi escludono le ombre, ma mi sembra che siamo arrivati anche a 91,30, 91,50. Io mi sembra che intorno a 91,50 ho incrementato. Vediamo se dovesse scendere ancora, se veramente a metà settembre siamo su un minimo, non so, tipo a 91, a 91,20, lì allora farò l'ultimo incremento per andare poi a prendere quest'ultimo movimento. Però vedete poi ragazzi, io qui la posizione la terrò veramente per un mese e per un mese, quasi un mese e mezzo, non farò assolutamente niente, lascerò correre la posizione. Ok? Qualcuno, Lorenzo precisa che siamo arrivati a 91,20, sì, una cosa del genere. Qualcuno mi chiedeva dove entrare, semplicemente lo andiamo a vedere sul il grafico reale, tracciando delle Sai che semplicissime. anch'io sto facendo uno studio e ti dico io a che livello bisogna entrare long su questo strumento. Ah sì? Secondo me bisogna entrare long intorno a 90 e 60 e secondo me ci va, che è intorno al 40 di RSI. Secondo me, aspetta che me lo aggiusto. Allora, aspetta che ho sbagliato una cosa. Te lo dico, vai avanti pure tu con la previsione che poi Beh, devo. sì, io se dovessi scendere più di 91 a questo punto come livello di ingresso prenderei la zona compresa fra questi due massimi. Vedi? Qui praticamente siamo a 0,90 e 58, ecco, sul massimo più basso. Comunque tra questi due massimi, secondo me, questa è una buona zona di appoggio poi per andare a ripartire. Io la vedo lì, semplicemente tracciando una resistenza che poi qui, tra l'altro sul doppio massimo, che può fare benissimo da supporto per poi Comunque, andare più in alto. se cercate la mia tecnica, quella sull'RSI che abbiamo fatto vedere prima, secondo me l'RSI dovrebbe appoggiarsi, non dovrebbe arrivare fino a 40, ma è già buono secondo me 43-44 di RSI sul daily come livello di acquisto, che secondo me è intorno a 90-60. Quello è il livello buono secondo me per mettersi long. Ti dirò di più, Marco, aggiungo Sì, dimmi. un'altra cosa. Riccardo è d'accordo con il long. Tu sei d'accordo con il long? Sì. Io sono d'accordo con il long perché il trend è rialzista. Il 43 di RSI, e quindi su quei livelli 90 e 60 sono livelli buoni, non inficiano il trend rialzista. Ti dico di più: secondo me si possono fare due cose. La prima è l'operazione sull'FX, quindi comprare euro vendendo sterlina, e poi valutare, secondo me, una volta raggiunti i nuovi massimi, secondo me potrebbero essere in area 0,93, 0,93,50,
livelli che potrebbero essere raggiunti, iniziare a valutare operazioni di investimento su titoli inglesi per il lunghissimo termine. Ok? Quindi comprare pound a 94, 0,93, 0,94, in fare investimenti. Noi abbiamo fatto con i bond americani quando l'euro-dollaro era 1,60, a 0,94 comprare titoli che possono essere bond inglesi o azioni, meglio ancora, sul mercato inglese da mantenere per sfruttare un possibile ritracciamento potrebbe avvenire tra 2, 3, 4 anni. Quello secondo me è pagante nel lungo termine. Questo però è investimento. A livello di trading sono d'accordo, long. Sì. C'era l'amico da casa, Simone, che dice: ma quindi nel caso precedente forecaster non è affidabile sui livelli di prezzo che va a toccare, ma è solo importante la direzione che ci indica. Esatto, è proprio quello che io avevo detto all'inizio quando ho iniziato con le previsioni. Ho detto: non dobbiamo prendere il forecaster come indicatore per i livelli di prezzo, ma come un indicatore di trend. Questo è molto importante, è una cosa da tenere ben presente, anche perché se pensiamo come funziona il forecaster, matematicamente fa una media dei prezzi durante gli anni, è chiaramente impossibile, perché un anno un cross può aver fatto un'escursione di 30 figure, un anno può aver fatto un'escursione di 8 figure, cioè di un anno di 600 pip, scusate, un anno di 3000 pip e un anno di 800 pip. Di conseguenza non ci può essere una proporzione su quella, ma è importante l'indicazione di direzione che ci dà. Ecco, ci tenevo a precisarlo. Ok, vedo che Simone ha capito alla perfezione. Bene, possiamo andare avanti. Kerry, tu mi sgridi perché mi hanno fatto sul due cross, però anche tu parli, eh? Quando ti ci No, metti, no, parli. in realtà no, intanto vi mando il link del forecaster. Ovviamente questo software costa 99 euro al mese. Onestamente, io vi sconsiglio di acquistarlo, nel senso che non ha nessun senso. No, Si sente Luca. no, no, ma nel senso che lo usano veramente un sacco di persone, non solo in Italia, in realtà lo pagano quelli che vivono all'estero. Penso abbiamo gente che lo acquista dal Canada, dall'Australia, eccetera, eccetera. Però, secondo me, gli utenti che ci seguono hanno la possibilità di averlo gratuitamente con un conto trading con IG aperto per il nostro tramite. Quindi, secondo me, è peccato pagarlo quando lo posso avere gratis. Quindi, soprattutto adesso io non so quante delle persone collegate sono tante che diciamo magari non hanno un conto con IG, pensateci perché insomma vi dà la possibilità di avere una cosa che costa 99 euro al mese, che insomma non è proprio male insomma averlo gratis. Sì, no, ma naturalmente ti prendevo in giro, sapevo che volevi arrivare lì. Allora, comunque, andiamo a fare la previsione. Ho Ah, selezionato, una visto cosa, che non è che noi abbiamo. Dimmi. siamo dei benefattori, cioè nel senso ce lo paga IG la vostra quota, ovviamente, quindi non... Avevamo dubbi, Henry, che qualcuno pagava. qualcuno paga sempre, non esistono pasti gratis, mi ha detto la persona che ho incontrato l'altro giorno ho fatto un appuntamento a Milano, ho detto non esistono pasti gratis, è vero. Allora rispondo a qualche domanda, cosa si intende per aprire un conto con IG col vostro tramite? Bisogna mandare una mail a info@investire.biz e vi spiegano tutto fatto per bene, oppure dalla sezione i migliori broker cliccando su IG, oppure attraverso la chat durante gli orari diurni parlate con le colleghe, vi spiegano tutto quanto. A Massimo mando invece, che me l'ha richiesto, il link della tecnica che ho spiegato prima. È una cosa gratuita che trovate su YouTube, quindi ve la mando perché secondo me è una cosa interessante. La mando a tutti che magari interessa più di una persona. Eccola qua. Ci sono una serie di link nella sezione chat, così almeno le trovate tutti. Altra cosa, il minimo di giacenza. Onestamente, dico la verità, non lo so. Scrivete una mail a info@investire.biz, che le colleghe sono molto più preparate di me su questo. Comunque, poco, qualche migliaio di euro. Ok, allora eccoci qua sul GBP USD. Ok, sì, stavo guardando se fosse il grafico giusto, ma è il grafico giusto. Allora, io sinceramente qui su questo cross
Speravo che qui andasse completamente una sorta di testa e spalle, però oggi abbiamo avuto un ulteriore strappo rialzista. Qua sono un po' in sofferenza, tra virgolette, perché noi qua siamo entrati a 32,50, quindi proprio qua in alto. Abbiamo fatto live durante una sessione, eravamo praticamente messi così, vedete? Allineati così, abbiamo detto: no, cavolo, qua il movimento che ho seguito non è affatto male. Sembra proprio che siamo sui massimi. Vediamo qua, da qua lo short sembrerebbe perfetto. Anche se vediamo che adesso, vedete, ha fatto questa sorta di movimento un po' all'incontrario, nel senso che è sceso subito e poi ha recuperato. Secondo me, da qua si potrà anche iniziare a scendere. Secondo me, c'è da soffrire ancora un pochino. Comunque parlavamo tempo fa in sessione, si diceva: ma arriverà, ritracerà fino a 1,31. E io mi sono detto: ma magari, ragazzi, lo so che mi sembra strano perché io sono ribassista, magari, perché a 1,31 sarebbe proprio veramente l'incremento perfetto, perché sarebbe proprio su questo livello di prezzo precedente. Ed effettivamente proprio oggi ho fatto il mio incremento. Adesso stiamo a vedere che cosa succederà. Ma Vedete, qua si parte. facciamo un ragionamento intelligente, Marco. Dimmi, dimmi. Allora, abbiamo detto, facciamo una domanda a tutte le persone che ci stanno seguendo, che alle 9 rotte siete più di 150 ancora, che quindi io ringrazio tutti per la fiducia. Allora, facciamo un ragionamento intelligente. Abbiamo detto fino a qualche minuto fa che il pound sarà forte o debole? Vediamo se mi rispondete, che così ci coordiniamo. Forte o debole il pound? Debole, 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 debole. Arrivo, oh, 6-7 persone hanno detto debole. Oh, perfetto. Il Ecco, dollaro che cosa? quello che ha detto forte lo bandiamo via dal sito di investire.biz. Ok. Rossano dice il dollaro è il dubbio. Ok, il dollaro che cosa abbiamo detto? Che probabilmente fino alla riunione di dicembre sarà debole, giusto? Vediamo cosa. Siamo d'accordo su questo? Ok, bene, yes, sì, debole, eccetera, eccetera. Perfetto. Ora, il concetto è, se c'è una valuta che è destinata a svalutarsi, o ci aspettiamo che possa svalutarsi, il pound e il dollaro che possa svalutarsi anch'esso, vuol dire che ci troviamo di fronte a due valute tendenzialmente deboli. Per quale motivo dobbiamo comprare o vendere sterlina dollaro che non ha nessun senso di essere comprato o venduto in questo momento? Perché entrambe le valute sono deboli e potrebbe muoversi in lateralità, dove non funziona la stagionalità, non funziona l'analisi tecnica, non funziona un tubo. Quindi, secondo me, questo qui è un cambio dove se tu ti sei messo short, tendenzialmente non ti sei messo short male. Però, rispetto alle cose che abbiamo visto prima, secondo me è meno interessante, per esempio, di EuroGBP. No. Sì, allora effettivamente, infatti, io quando facciamo le sessioni ho detto: allora, si può fare sia il dollaro che l'euro contro la sterlina. Però secondo me la scelta intelligente è quella di, potete anche tralasciare il GBP USD e aumentare magari la size sull'euro GBP, perché ha più probabilità di successo. Poi in realtà non è vero che la stagionalità sia proprio così fuori. Allora, voi considerate che questo grafico a un anno, che è quello dell'anno scorso, vedete che è molto schiacciato. Perché? Perché anche qui, come nell'euro GBP, cioè l'anno scorso c'è stata questa forte candela della Brexit. Ok? Quindi che cosa succede? Che il resto del grafico risulta schiacciato. Però guardate che cosa ho fatto io con un semplicissimo paint. Non ho fatto altro che prendere il grafico reale e schiacciarlo. A questo punto vi rendete conto che l'andamento, guardate, che sembrava così tanto tanto diverso, guardate qua, è diventato veramente veramente molto 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 simile. Ok, addirittura nella parte finale, nell'ultimo movimento, adesso è molto piccolo e si vede poco, però vedete che c'era segnata, dopo questo ribasso, la ripartenza, questa ripartenza verticale forte. Guardate qua,
Proprio nel periodo in cui lo indicava il forecaster, questa ripartenza c'è stata, proprio come l'anno scorso. Quindi, secondo me, qua tra poco è imminente lo short. Io la penso così. Se poi andiamo a spostare il grafico verso l'alto, cioè andiamo a tirare via questa candela ribassista della Brexit, guardate qua. Anche nella parte alta, vedete, guardate la stagionalità, guardate l'andamento del grafico come simile. È veramente, veramente, guardate che roba, quasi, quasi identico a quello che è successo l'anno scorso. Di conseguenza, io ora mi aspetto lo short. Manca poco, secondo me, ma secondo me partirà, penso, settimana prossima, ma secondo me qua lo short, secondo me, è imminente. Perché ci sta il ragionamento che hai fatto tu, Henry, però c'è da considerare una cosa, che qualcuno ha detto il tocco del maestro Enrico, adesso faccio vedere che sto imparando anch'io però. Allora, che cosa succede? A settembre molto probabilmente non rialzeranno i tassi, ok? Questo che cosa vuol dire? Hanno fatto un rialzo solamente per quest'anno. Sappiamo che molto probabilmente i rialzi dovranno essere almeno due, perché sennò veramente alla Fed fanno la figura dei polli. Che cosa succede? La mancanza di un rialzo dei tassi a settembre sarà una conferma però di rialzo dei tassi a dicembre. Difatti, la debolezza che stiamo scontando adesso sul dollaro, secondo me, è dovuta al mancato rialzo che ci sarà a settembre, cioè al mancato rialzo che non ci sarà a settembre. Che cosa succede? Quando noi avremo conferma di non rialzo a settembre, appena dopo si comincerà a scontare, secondo me, invece il rialzo di dicembre. E da, secondo me, fine settembre, primi di ottobre, fino ad arrivare ai primi di dicembre, secondo me, in questi 2 mesi, ottobre e novembre, il dollaro americano ritornerà a spingere. Quindi vedi che c'è un'interpretazione diversa, però che potrebbe essere logica anche questa, eh? Allora, sono in parte d'accordo, ma in realtà non sono d'accordo. Quando rivedrete, se avrete modo di rivedere questa registrazione, tornate all'inizio, quando abbiamo analizzato AUDUSD, no, di questo webinar. Abbiamo visto che c'era un movimento rialzista dettato dalla debolezza del dollaro e un apprezzamento del dollaro nell'ultima parte dell'anno. Buffett dice che i mercati finanziari sono quel luogo dove si trasferisce il denaro dagli impazienti ai pazienti, no? Se guardiamo la stagionalità, la fase di maggior forza del dollaro arriva nell'ultima parte dell'anno, cioè tra l'inizio di novembre e la fine dell'anno. Lì abbiamo dei rafforzamenti molto forti del dollaro che coincidono con la debolezza che abbiamo visto prima tra euro e GBP. Quindi il maggior rialzo su euro e GBP dovrebbe avvenire nella fase di fine anno, quindi tra novembre e dicembre. Questo che cosa significa? Significa che nell'ultima parte dell'anno avremo un pound molto debole e un dollaro presumibilmente molto forte, supportato da un possibile rialzo dei tassi intorno alla metà di dicembre. Ergo, intorno al 10 di novembre, giorno più, settimana meno, su questo è più bravo Marco, è corretto lo short GBP USD. Però secondo me far passare del tempo anche a livello di stagionalità potreste rischiare di entrare una cinquantina di pippeggio, però è lì che riuscite a prendere un movimento probabilmente migliore in un lasso di tempo inferiore, quindi dando maggior valore alla vostra esposizione a mercato, perché sarete esposti per minor tempo a mercato e sappiamo che essere esposti a mercato vuol dire prendere un rischio sulla posizione che abbiamo aperto. Vediamo se ho Ok, convinto. ti ringrazio per il ragionamento Enrico, perché adesso grazie al tuo ragionamento ho collegato una cosa, un'idea operativa che abbiamo avuto, che sembra per adesso stia funzionando e che vi faccio vedere. Allora, perché io ho determinato che la sterlina sarà debole da qui fino alla metà di ottobre? Perché se noi andiamo a guardare il movimento del GBPUSD e dell'Euro GBP, vediamo che la sterlina compie lo stesso movimento, logicamente all'incontrario, perché qua abbiamo GBPUSD, mentre nell'Euro GBP il GBP è la seconda valuta del cambio. Abbiamo praticamente qua sul GBPUSD il ribasso e sull'Euro GBP il rialzo. Questo che cosa vuol dire? Che questo movimento non è determinato tanto dalla forza del dollaro o dalla forza dell'euro, ma più che altro dalla debolezza della sterlina. Allora che cosa succede? Se io prevedo un AUD USD forte da qui alla fine di novembre che sovrasta il dollaro,
ma ho quindi una sterlina che a sua volta è più debole dello stesso dollaro. Che cosa c'è da fare? Vediamo un po', Harry. No, no, io l'ho capito cosa c'è da fare, ce lo devono dire le persone che sono collegate. Ecco, Il tuo vediamo chi me lo ragionamento è dice. corretto. Andrea ha già risposto. Bene. Andrea ha già risposto, vediamo se risponde qualcun altro. Sì, esatto, qualcuno ci è arrivato. Pochini però, eh? Pochini. Forza, altri, non lo dire. Non lo Avanti, dico, non cosa lo dico. bisogna fare? No, no. Allora, Lorenzo, Massimiliano, ok, poi. Vediamo, io intanto scrivo qualcosa. Oh, ci siamo, ci siamo. Vediamo, prendiamocelo quel grafico. Allora, lo metto qua. Allora, guardate, secondo me questo webinar è figo perché stiamo mettendo assieme un po' di concetti, non soltanto di stagionalità. Dove comunque aiutiamo a ragionare, secondo me stiamo dando veramente un bel valore aggiunto, eh? Certo che sì. Allora. EuroGBP al rialzo, però abbiamo AUD USD al rialzo. Ok, questo che cosa vuol dire? Lo ripeto, che la sterlina è debole perché perde valore sia contro euro che contro dollaro. Ok, quindi abbiamo però in contemporanea un dollaro australiano che è più forte del dollaro americano, che a sua volta sovrasta la sterlina inglese. Di conseguenza, di questo gruppo, ecco, ditemi di questo gruppo qual è la valuta più debole e qual è la valuta più forte, secondo voi. Ecco, vedete che ci siete arrivati. Esattamente. L'operazione da fare è GBP Audi E se short. c'hai anche culo, Marco, ti alzano pure i tassi di interesse e ti va dal lato giusto. Eh sì, tra l'altro Presto. noi siamo già dentro. Io sono E se entrato. ragioni bene, ogni tanto ce l'hai anche fortuna, eh? Quindi prendiamolo sto grafico, vediamo un po' GBPOD. Voglio vedere domani chi fa un bel articolo su GBPOD, che c'è Luca che è fuori ufficio e che mi state facendo sgobbare. Eccolo qua. Allora. Questo Ecco qua. Vai. è il GBP Audi. Allora, io sono entrato qui in zona, un po' più in basso e poi anche un po' più in alto. Adesso non ricordo di preciso dove. Sono sostanzialmente in pari con le due posizioni, mi sembra. Sì, sostanzialmente in pari. Vedi, sono entrato, ho fatto un'entrata un po' a cavolo qua in basso, ma perché non mi interessava proprio chissà prendere chissà quale livello di prezzo. Poi vedi che però l'ho preso proprio qui sui massimi, ok? Io semplicemente due mini lotti perché questo è un cross che si muove molto. Infatti, dopo questa lateralità, secondo me questo cross scoppia e secondo me sarà verso il basso. Io tra l'altro vedevo una sorta di testa di quasi testa e spalle qui, e se i prezzi dovessero andare veramente giù a completare il testa e spalle, l'arrivo è previsto parecchio, parecchio, parecchio in basso. Questa qua è stata una fortissima zona di supporto. Lo vedete qui dal grafico, vedete? C'è veramente un triplo minimo, i prezzi sono saliti, poi boom, giù di nuovo. E secondo me questa potrebbe essere la volta buona in cui si rompe questa zona. Rotta questa zona, se veramente restiamo. Se si va short veramente fino a quasi i primi di novembre, fino ottobre, qua secondo me ce n'è da fare un bel po'. Queste sono un po' le operazioni che nascono da correlazione poi, eh. Sono quello che insegno dal corso sullo sharing system, fa parte un po', diciamo, di una delle tecniche che insegno nel corso. Ok. Tra l'altro dico la verità, cavolo, mi girano veramente le scatole. Mi prendo un attimo lo schermo, vi faccio vedere una cosa e poi te lo ripasso. Guarda qua, cioè io non è che voglio dire, ma con quella tecnica che vi ho girato prima, andatevelo a vedere. Cioè, dove eravate? Ci sono
3.000 persone al giorno che vengono sul sito investire.biz. Faccio vedere questa tecnica tutti i giorni perché la faccio vedere spesso, perché secondo me è una di quelle che funziona meglio, no? Qui c'era una mega opportunità. Guardatevi la registrazione che proprio vi spiega. Vi fa vedere la debolezza e si vende nell'area di 60, che è esattamente su questi livelli. Qua Marco, tu dov'eri, io dov'ero, cosa stavamo facendo? Cioè, questo qua era un trade da fare da 1,70, mannaggia a te e a me, io che non l'ho fatto e voi che non ce l'avete segnalato, mannaggia. A dire Cioè, la verità, ti ricordi quando facevi tu il trading live? Le Ecco, vedevamo queste cose. io te l'avevo segnalato quando questo cambio era a 2,10. Pensa a te, a 2,10 l'avevamo già visto questo cambio. È Guarda dove vero, ma siamo. quella era tanto tempo fa, è vero, è vero. Io purtroppo non ce l'ho più. Però mannaggia, veramente, cavolo, dobbiamo riprendere, perché io ultimamente sono stato preso tantissimo dalla burocrazia per via delle cose che stiamo sviluppando, faremo un sito nuovo e tutto quanto. E niente, insomma, cavolo, peccato perché qua c'era veramente un'ottima opportunità. Guarda Ah, qua, sì. ti faccio vedere, guarda come funziona bene su questo cambio. Guarda, te lo rimpicciolisco, poi ti rimando il coso. Guarda questa tecnica, andatevela a vedere. Vi dava l'idea di shortare, guarda, sui livelli di 60, che sono esattamente su questo punto. Qui non c'è arrivato, magari non l'avreste preso, avreste shortato qua. Cioè, guardate come funziona bene su questo strumento. In generale, ma comunque poi dovete trovare i livelli sui quali funziona tendenzialmente bene. Però guardate qua che belli short, Stung sui nuovi minimi e tutto il resto. No, no, Riccardo è bravissimo, dice Luca al Trading Live. Infatti è il motivo per il quale lo abbiamo assunto. Ti ripasso la palla, Marco. Sì, fai pure. Ok, dovreste vedere il mio schermo di nuovo. Sì. Ok, bene. Io direi, facciamo ancora magari un cross o due del Forex e poi direi che ci buttiamo magari sugli indici e sull'oro. Vediamo chi muore prima. Nel senso che dai, dai, dai. Però vedo Allora, che c'è Euro-Yen, mi interesse, sai che chiedono ci sono In sempre un massa sacco. euro-yen. Allora, vediamo. Andiamo a prendere l'euro-yen. Allora, vediamo un po'. Altro strumento inutile. Perché abbiamo l'euro forte in questo momento e lo yen a rischio di ritracciamento dei mercati. Mannaggia, perché dobbiamo operare su questo? Ma adesso ti faccio vedere io che si può operare lo Ecco, stesso. io senza sapere niente, visto che mi piace farti da disturbatore, questo è un cambio che non guarderei neanche, perché comunque l'istituzionale tra da dollaro yen. In questo momento non ha nessun senso, secondo me, tradare questo strumento. Però vediamolo, ma convincimi di far qualcosa, Adesso ti partendo convinco. dal concetto che sono prevenuto. Allora, adesso ti convinco. Allora, innanzitutto io sto guadagnando, quella è la prima cosa. Però Ok, qui c'hai ragione tu. tiriamo via il tellino della posizione, perché sennò non si capisce niente. Allora, perché andare long su questo cross? Allora, aspetta che Dimmi. sistemo un po'. Dunque, andiamo a prendere la previsione, l'ultima sull'euro yen, che è questa, e voilà, ecco fatto. Questo cross, guarda che l'avevo visto molto molto presto, Henry, Ah, l'avevo io qua visto non lo sto facendo da un botto, io dico la verità. molto molto presto. Allora, dunque, abbiamo una data di inizio 16 di aprile, quindi all'incirca dove parte proprio questo rialzo. E arriviamo fino al 15 di ottobre. Poi anche questa previsione breve è da aggiornare, quindi tutti i miei iscritti la riceveranno a breve la nuova previsione sull'euro yen. Arriviamo fino alla fine dell'anno. Noi vogliamo sempre vedere che cosa succede avanti. Ok, 15 di ottobre, più o meno, allora vedete che qua c'è una grossa differenza, però siamo riusciti a metterci dalla parte giusta e poi faccio vedere perché.
Allora, vediamo l'allineamento. Sì, è corretto, la proporzione non è facile perché abbiamo un andamento molto diverso, ma andiamo a vedere come gestire l'operatività qui. Dunque, prendiamo sempre il nostro grafico. Vabbè, ci ho lasciato qualche linea, ma non ci disturbano. E vediamo lo stesso i prezzi. Ok, andiamo sulla previsione vera e propria. Dunque. Io questo, ti dicevo Henry, che questo cross l'ho visto veramente molto, molto presto, intorno ai 124 o giù di lì. Perché, allora, prima cosa considera che da questo punto in avanti dove c'è questa candela ribassista, in realtà il graphical forecaster è più in alto, doveva essere più in alto perché, tu mi dici, perché... Questa è la famosa candela della Brexit, ok? Molto importante tenere a mente gli eventi, quindi considera questa parte più in alto. Bene? Il cross arrivava già da un forte rialzo, quindi c'era parecchia forza rialzista, ok? Da parte di questo cross. Allora, che cosa succede? Io con un cross così impostato al rialzo, quindi con un euro molto forte che performa, faccio lo stesso ragionamento che ho fatto sugli altri cambi. Quando ci sono degli short, non mi metto short, ma incremento la mia posizione. Facendo questo, se io sono entrato veramente a 124, a quest'ora mi sto facendo una paccata di soldi, veramente. Che cosa succede? Ho detto, allora ragazzi, quando siamo qui, vedete che c'è una sorta di ultimo minimo importante, ripartiamo. Quindi abbiamo una prospettiva di long, rimaniamo dentro, noi siamo long e ci restiamo e continuiamo a incrementare. Allora, Ma dove va? Fino lassù in alto, fino a 35. secondo me è probabile che arrivi fino a 34 almeno, se no, se non di più. Io guarda, prevedo che l'anno prossimo questo cambio possa arrivare a 150. Vediamo poi se mi sbaglio, ma secondo me non mi sbaglierò. Comunque qua abbiamo una sorta di lateralità però tendente al rialzo che probabilmente con la forza dell'euro sarà molto accentuata perché tu tieni presente che da maggio circa gli indici hanno cominciato a non performare più. Il DAX ad esempio, uno degli indici più importanti, ha fatto un bello storno, uno storno che è intorno ai 1100 punti circa. Però nonostante questo, guarda da maggio, da quando il DAX è iniziato a stornare, questo cross non è sceso, non è caduto. Vedi che è andato al massimo, si è spostato in lateralità per poi risalire, per poi tornare in lateralità. Ma nonostante le non performance degli indici da maggio, questo cross non è sceso. Quindi non c'è stata una paura vera e propria degli indici che scendevano, che sappiamo essere lo yen inversamente correlato ad essere la Però, valuta della paura. ti posso Capito? rubare lo schermo che faccio vedere due o tre cose? Vai, vai. Allora, guarda qua, questo qui è euro-yen. Allora, innanzitutto faccio notare quello che abbiamo fatto notare prima, grazie a tutti gli iscritti al sito per non averci fatto notare questa cosa, perché su questi due livelli, con quella roba che era estremamente semplice, bastava andare long, perché se poi vi andate a vedere quella tecnica, era chiamato il long da questo, da quest'altro livello. Ma a parte questo, ti faccio vedere un'altra cosa importante, secondo me, che è quest'altra, sperando di riuscire a disegnarla. Questa sorta di divergenza che stiamo vedendo qua, e che non stiamo vedendo invece sui prezzi, ovvero che i prezzi sostanzialmente stanno tenendo. Quindi, secondo me, in questo momento potrebbe, e dico potrebbe, non continuare a confermarsi il trend rialzista, il che vuol dire che le borse, poi mi dirai se tu sei ribassista o magari sono io che mi faccio congestionare, però secondo me potrebbero accusare un po' di debolezza nel prossimo periodo e quindi questo cambio o va a lateralizzare o potrebbe scendere un pochettino. Allora, comunque, nel caso, perché io prima ho detto che adesso aggiornerò nuovamente le previsioni, perché vogliamo vedere quello che succede più avanti.
Allora, se io sono long su questo cross, attenzione, seguitemi bene in questo ragionamento, perché questi sono i ragionamenti che a volte fanno la differenza tra il guadagnare e il non guadagnare. Io sono long, sono rialzista su questo cross. Vedo che c'è una lateralità, ok? Ad esempio, nel caso dell'anno scorso, dove le borse hanno fatto veramente schifo, perché l'anno scorso, tu ti ricordi, era stato un anno veramente pessimo per le borse, non salivano mai, non salivano mai, non salivano mai. Vedete che c'è stata una lateralizzazione da parte di questo cross, con un euro che non è, che l'anno scorso non era forte quanto lo è adesso, e delle borse che quest'anno non sono deboli quanto lo sono state l'anno scorso. Di conseguenza, secondo me, questa lateralità potrà essere tendente al rialzo per questi due motivi. Ma a prescindere da questo, io sono al rialzo già da 124, 223 da qua sotto, vedo lateralizzare il forecaster, mi dà un'indicazione di crollo, no, il forecaster mi dà un'indicazione o di rialzo, ok, vedi lateralità tendente al rialzo, o comunque nel peggiore dei casi, in teoria, di lateralità, ma non ci sono comunque previsti ribassi. Quindi per questi motivi faccio la scelta di restare dentro. E non sono, perché se io vado a prendere il forecaster, che mannaggia, ho chiuso prima e adesso mi serve, quindi lo riapriamo, mi date solo un nanosecondo che faccio subito. Sono ricco, non dammi ancora dello svizzero perché ho la mail svizzera. È che voi avete scelto di venire qua a lavorare, eh? Fate i bravi. Okay. Se noi entriamo, noi abbiamo la previsione fino a metà ottobre. Andiamo a vedere che cosa succede più avanti sull'euro yen. Quindi facciamolo dal 1° di ottobre, facciamo la sovrapposizione di 15 giorni fino alla fine dell'anno. Quindi 31 dicembre, mettiamo il grafico orario. Allora, vediamo che cosa, cominciamo dall'anno scorso, vediamo che cosa è successo l'anno scorso. Oh, ma guarda un po', Henry. La Perché io ho lateralità. scelto di rimanere long? Cioè, questo è un cross che nonostante gli ultimi storni degli indici non è andato giù, non è sceso, ha lateralizzato. Vuol dire che questo è un cross che nella peggiore delle ipotesi quest'anno ha lateralizzato. E anche con i casini che stanno succedendo con la Corea del Nord, tu hai visto crolli di 3, 4, 5 figure su questo cross. Harry, sinceramente no. La Ma perché stagionalità l'euro è a favore di forte? rialzo, lo vediamo poi anche dalle history. Questo era il grafico dell'anno scorso, possiamo mettere un 5 anni. Guardate qua, è palese. 7 anni. Non ce n'è, ragazzi. Questo cross sono 20 anni che sale. In questo, quasi sempre sale in questa ultima parte dell'anno. Okay? Vabbè, 20 anni sono già history che io non uso più perché cominciano a essere veramente troppo lontane. Però vedete. E comunque ci aspetta che cosa? Un ulteriore rialzo. Adesso hai capito, Erin, che ottico ho ragionato perché dico restiamo long, ok? È chiaro? Sì, no, ma sta in piedi. Secondo me potrebbe diciamo, andare in laterale o andare tendenzialmente. Non, cioè, mi piace il tuo ragionamento, ci sta dal punto di vista della stagionalità. Penso che, sai, poi io sai che ho un approccio ribassista, cioè io mi aspetto che prima o poi arrivi il tonfo sui mercati, quindi in realtà sto aspettando di attendere questo Cazzo, momento. Quindi. cazzo Harry, tu sei short sull'S&P 500 da 1800, tra un po' siamo al doppio, siamo a No, 3600 e tu sarai ancora short. ho preso qualche stop, ma ho preso anche qualche cosa perché in realtà sì, io ho provato più volte a posizionarmi al ribasso, qualche short sono riuscito a prenderlo, qualche stop l'ho preso, sto mantenendo i titoli buoni in portafoglio, quindi una componente long. Ce l'ho sui titoli che ho in portafoglio e quindi cerco di coprire tendenzialmente posizionandomi short perché avendo i titoli in portafoglio sono già long e quindi cerco di vendere più che comprare l'indice. Vi do una chicca.
ricca. Generalmente l'indice è una media, quindi c'è dentro roba buona e roba cattiva, quindi tendenzialmente è meglio venderlo che comprarlo. Cioè l'idea mia è comprare equity su i mercati, cioè penso che in Germania ci siano tre titoli buoni, dico a caso BMW e altri due, BASF e che ne so, Daimler Chrysler, compro quelli e mi metto short di indice, il che vuol dire che vendo tutto quello che non c'è di buono. Io cerco di fare un tipo di operatività di questo tipo. No, niente, quindi insomma, quindi su questo però no, non mi hai super convinto, però vediamo, se avrai ragione tu, vorrà dire che farai più abbonati tu al tuo servizio, insomma, quindi la cosa. Ve l'ho mandata la tecnica dell'RSI, me l'avete chiesta in più persone, tra l'altro per diritto di cronaca, visto che la tua tecnica dell'RSI non è una cosa mia, in realtà è una cosa che ho imparato più di 10 anni fa, questa è una tecnica che usavano in un fondo a Londra, che si chiamava Currency Insight, che è praticamente un fondo che gestisce anche fondi di pensione, ha una piccola componente sul Forex e utilizzavano appunto tra le varie tecniche anche questa tecnica. Lì ci lavorava il mio ex capo e lui mi ha detto: guarda, secondo me la cosa più carina che mi hanno insegnato dentro là era questa roba, che è facilmente replicabile, è una cosa molto semplice ma che però sembra funzionare. Quindi diciamo, per onore di cronaca, non è roba mia, non è farina del mio sacco, ma addirittura roba di terza mano, perché è arrivata dal fondo al mio ex capo, a me, che poi l'ho divulgata ad altri ancora, insomma, una roba che viene utilizzata dagli anni 80. Ok, comunque qua facevo vedere dei possibili livelli di prezzo, se eventualmente il cross dovesse scendere ancora così tanto, ma secondo me non lo so, non lo vedo sinceramente scendere così tanto. Allora, a questo punto direi, Henry, visto che stiamo parlando di euro-yen, abbiamo collegato lo yen, le borse, eccetera, eccetera, io direi che possiamo cominciare Le a borse buttarci salgono o sugli indici. scendono? Esatto, salgono o scendono le borse? Adesso ti faccio vedere. Allora, vediamo un po', adesso vediamo veramente un po' di fantascienza del trading. Dunque, allora, iniziamo con il DAX. DAX Oh, che... Come? bene, mentre lo Ah, ok. trovi, ti dico che Sì? DAX ed S&P comincia, mentre li crei i tuoi grafici, le cose, io faccio due ragionamenti, dico che in Sì. questo momento c'è una controtendenza tra DAX e S&P, nel senso che l'S&P ha avuto, e il Nasdaq in particolare, hanno avuto movimenti più forti, più strong rispetto al DAX. Il DAX ha dimostrato una debolezza maggiore rispetto agli altri indici, quindi in questo momento Germania e Europa in generale più deboli di America. Vediamo se questa cosa continuerà, però si sono mossi non in maniera assolutamente correlata, ma si sono in parte decorrelati in questo momento. Sì, esatto, sono Cosa che non era abbastanza avvenuta d'accordo. negli ultimi 4 anni, 4-5 anni, c'è cioè una cosa di qualche mese. Sì, esatto. Sì, sono perfettamente d'accordo. Esatto, sì. Comunque questo indice S&P, è veramente performante, non vuole mollare. Io ho pensato che ci potessero essere degli short più importanti quasi sull'S&P che sugli indici europei, perché con le problematiche con la Corea del Nord, mi sono detto, bah, l'America è molto più direttamente coinvolta dell'Europa in Ma mi questo fai dire una frangente. cosa brutta? Come? Mi fai dire una cosa brutta? Dilla, Qual dilla. è il paese che spende di più al mondo in armamenti? Bravo, Penso l'America. e spende tipo 10 volte la Russia che è il secondo, no, 10, molte più di 10 volte la Russia che è il secondo. L'America ha la necessità per spingere il suo PIL di fare la guerra. E quindi è normale che l'America purtroppo con una guerra che incomincia, soprattutto se lontana dal territorio americano, ottiene i maggiori risultati economici. Quindi tu prova a pensare qual è il posto più lontano dagli Stati Uniti, la Corea probabilmente, se non la Corea comunque.
quella zona, diciamo, del sud-est asiatico che va dalla Cina, però è troppo grossa, quindi la Corea è in basso, comunque dove hanno sempre fatto guerre, nell'Afghanistan le hanno fatte, che comunque è in quella parte di mondo molto lontana dagli Stati Uniti. Ecco, quindi l'America purtroppo ha la necessità di fare una guerra e con la guerra, diciamo, aumenta in maniera importante tutto quello che è il PIL. Addirittura Matteo mi riporta che spendono circa 500 miliardi di armamenti, penso all'anno, che è un quarto del PIL italiano. Questo vuol dire che queste armi vanno consumate in qualche modo. Quindi non sto dicendo che bisogna fare la guerra perché sennò l'economia non sale, però diciamo che l'America ha più necessità di altri paesi di essere attiva nell'industria bellica e quindi nel consumo di armi. Insomma, questo senza voler entrare nel merito sia giusto o meno, è chiaro che è sbagliato fare la guerra, però queste sono le dinamiche che muovono quello che è il nostro mondo in questo momento e dobbiamo prenderne atto. Ok, bene. Allora, io intanto ho già preparato la previsione sul DAX, perché sul DAX ultimamente è stato uno dei trade più belli che ho fatto, perché ho preso veramente un bellissimo long. Perché, come ho fatto a prenderlo? Allora, innanzitutto facciamo una comparazione con le previsioni del forecast. Vedete, 5 anni non è in realtà molto simile, anche se c'è una sorta di discesa e poi di risalita. Se io dovessi schiacciare il grafico, vedreste che di colpo, guardate, vedete, le cose cominciano ad assomigliare un po' di più, rendendo le proporzioni un po' più simili. Ok, c'è sempre una sorta di discesa e poi di salita. Poi, allora, rimettendo il grafico in proporzioni normali, corrette, ci spostiamo sulle altre history. Ecco, vedete che con l'esempio con un history a 7 anni, vedete che le cose cominciano a combaciare un po' di più. Guardate, il 10 anni, che bello, 10 anni veramente molto, molto bello. Si prevedeva un minimo proprio verso la fine del mese di agosto. Effettivamente, io stavo aspettando, Enrico, questa sorta di doppio minimo. Lo stavo aspettando ed è avvenuto praticamente nella mattinata di lunedì, dopo il lancio del missile, non di questo lunedì, ma di quello scorso. Dopo il lancio del missile, cos'era stato? Mi sembra la domenica mattina, dopo la bomba all'idrogeno, mi sembra che ha sganciato il coreano, l'indice tedesco si è trovato a scendere parecchio, perdeva meno 2,3% addirittura il lunedì mattina. Io avevo dato, poi questo addirittura me l'ha fatto notare qualche mio utente, mi ha detto: guarda che tu avevi dato il long da fine agosto da 19, da 11.900 circa. Io, guarda, pensate, addirittura non mi ricordavo neanche più. Aspettavo una sorta di doppio minimo. Effettivamente, vedi che il doppio minimo c'è stato a 11.880, 870, quando i prezzi, ho visto che iniziavano a rimbalzare, volete vedere che qua riparte verso l'alto ed è il minimo giusto. Allora lì sono entrato. Tra l'altro, sono entrato con una bella size un po' pesantina. Stavolta non ho fatto il classico mini lotto e ho detto: se teoricamente dovremmo trovarci a circa metà settembre, comunque settimana prossima, con il DAX sui 12.300-12.400. Beh, a 12.300 ci siamo arrivati anche con largo anticipo. Ok? E io ho chiuso la posizione un po' prima, perché comunque avevo preso un bel long, ho visto di nuovo i casini con la Corea, ho detto: ma qua non vorrei che succeda qualche casino di troppo. Chiusa circa 12.170 la posizione. È un peccato, perché alla fine la previsione l'avevo proprio fatta perfetta. Da 11.900 siamo a 12.300. C'è la possibilità che, vedete, qui ci sia uno storno e che poi si torni a salire ancora un pochino e poi che si vada short. Io comunque il rialzo, quello vero, quello serio, me lo aspetto, vedete, dai primi di ottobre. Ok? Adesso qui ci sarà da ragionare un po', da vedere cosa fare, perché è possibile uno short,
Per tornare su questi livelli assolutamente potrebbe avvenire senza problemi. Però che cosa succede? Che siamo in attesa di un movimento rialzista piuttosto forte. Allora che cosa succede? Tentare lo Secondo me, short ci... Dimmi, dimmi, guarda, Harry. secondo me sono corrette entrambe le posizioni perché il trend di medio termine, cioè degli ultimi mesi sul DAX, non è assolutamente rialzista, non abbiamo aggiornato nuovi massimi e quant'altro. Quindi in realtà il trend è ribassista, quindi uno short, secondo me, dai livelli 12.320, 12.350, quello che volete, comunque da questi livelli va bene, secondo me, per provarlo e secondo me non è sbagliato. E tra l'altro, giustamente mi spiegava, faceva vedere Raffaele che l'RSI, la tecnica che vi ho fatto vedere prima, in questo momento si trova sul 57,5, quindi quasi sul 60 per darci un segnale short dopo che ci ha dato segnali di debolezza. Quindi questo mi piace, la stagionalità ti dà un piccolo short e ti dice che il vero long sarà nella parte finale dell'anno. Quindi secondo me si bisogna fare entrambe le operazioni, short adesso per cercare di andare a vedere se si va a fare un nuovo minimo e sono comunque più di 300 punti. E poi rotto, chiusa quella posizione, target e reverse, ci si prova a mettere al rialzo probabilmente nell'ultima parte dell'anno. Se ci fate caso, è successo ultimamente che i mercati sono andati su ed euro-dollaro è andato, il meglio, il DAX è andato su, euro-dollaro è andato giù e nell'ultimo periodo DAX giù, euro-dollaro su. Bene, ci aspettiamo che il dollaro si apprezzi nell'ultima parte dell'anno, nell'ultimo mese e mezzo, quindi l'ultimo mese e mezzo è corretto comprare dollaro, come abbiamo detto, e andare long di borsa. Quindi long DAX ci può stare nell'ultima parte dell'anno per sfruttare la stagionalità che vediamo parte dal 14 di novembre e allo stesso modo provare uno short euro-dollaro o quello che vogliamo vedere. Abbiamo visto di USD, insomma, comunque in generale acquistare dollari, che poi è la stessa cosa se lo facciamo su contro euro o se lo facciamo contro altre valute. Quindi è consistente come analisi questa che fai. Sì, stavo dicendo, allora, la mia operatività probabilmente sarà quella di tentare sì lo short da 12.300-350, adesso non so a quanto andrà, vedremo ancora settimana prossima come sarà il DAX, quindi tentare sì lo short che comunque vedete c'è praticamente su tutte le history, se vediamo anche poi quello che è successo l'anno scorso, benché sia piuttosto diverso perché l'anno scorso... Guardate, l'anno scorso arrivavamo addirittura da un rialzo, quest'anno arriviamo da un ribasso, perché? Perché precedentemente il DAX ha fatto massimi storici, ha stornato, mentre l'anno scorso, precedentemente a questo movimento, non c'erano state delle performance così importanti. Comunque sì, sono anch'io abbastanza d'accordo con te, Henry, però attenzione perché io farò ancora lo short dalla data da settimana prossima, scusate, poi però dai primi di ottobre mi metterò long e non tenterò più gli short. Cioè, vi spiego, io questo shortino qua non lo tenterò. Giusto. Poi vediamo perché se i prezzi inizieranno a salire e saremo su questi massimi, ma non a questi livelli di prezzo, da molto più in basso vuol dire che non c'è tutta questa forza nell'indice e lì allora valuteremo cosa fare. Ma se l'indice romperà i massimi, quest'ultimo massimo che farà nel mese di settembre e ritraccerà, poi io userò il ritracciamento per posizionarmi ulteriormente long e non tenterò assolutamente lo short da qui. Questa sarà la mia operatività. Lo vediamo anche nel caso dell'anno scorso, ad esempio, che c'è stato sì un ultimo short, ok. L'anno scorso è stato un anno veramente molto sottoperformante, però vedete che poi effettivamente quest'ultimo ribasso prima della ripartenza forte è stato veramente una cosa abbastanza contenuta. Qua veramente si rischia poi di trovarsi fuori da un movimento, di prendere lo stop e di trovarsi fuori con un movimento più importante. Allora, in due parole, quando siamo a ridosso del rialzo, quello forte, stagionalmente parlando, non andremo a tentare lo short perché veramente diventa un rischio troppo grosso e di prendere lo stop loss e di trovarci fuori dal movimento rialzista. Ok? Ecco,
Giustamente ci ricordano i nostri amici che ci sono le elezioni e quindi mi raccomando, bisognerà anche vedere se Angela Merkel riuscirà ad ottenere una maggioranza forte. Indicativamente, quando c'è un dato politico, quello che è importante è che ci sia una maggioranza forte di destra e sinistra. Io non faccio un discorso, diciamo, politico, ma generalmente le cose funzionano quando c'è una maggioranza in forte in grado di poter prendere delle decisioni. Quello che viene chiamato in Inghilterra hung parliament, cioè il Parlamento bloccato, non è mai visto come qualcosa di positivo sui mercati finanziari. Quindi speriamo che vinca qualcuno anche in Germania, e quindi si dice che dovrebbe vincere Angela Merkel. Speriamo che vinca con una maggioranza molto forte. Ti rubo un secondo, ti faccio vedere Sì. giusto una cosa. Quello che avevamo fatto vedere, ve le ho rifatte vedere. Guardate quello che abbiamo visto prima, è assolutamente in linea con quello che dice Marco. Che avevamo questo long che avremmo dovuto fare. Io non vedo articoli. Ci siete alle 10 di sera. Più di 130 persone ancora collegate, cavolo, e non riusciamo a trovare queste opportunità. Qui voglio vedere quando arriva a 60 chi mi fa l'articolo sullo short del DAX. Quindi, secondo me, secondo quelle che sono le mie previsioni, che sono in linea con quella che è la stagionalità che stai facendo vedere tu, secondo me un livello buono potrebbe essere 12.340, 12.300. 40, insomma, su quei livelli per andare short. Quello secondo me è un ottimo livello per andare short ed è in linea assolutamente con tutto quello che hai detto tu. Proviamo a prendere 10-15 giorni di ribassi e poi andiamo a valutare di prendere nuove posizioni rialziste. Questa è un po' l'idea, però guardate che bei punti che ci segnala questa cosa e ovviamente la stagionalità. Ovviamente la stagionalità. Raffaele dice: oramai ci siamo su quei punti. Sì, ci siamo. E come giustamente ha fatto vedere Marco, al quale ho ripassato lo schermo, effettivamente la stagionalità è matura per prendere questo piccolo shortino. Ok, qui ho indicato poi i possibili movimenti che ci potranno essere prossimamente. Vedete che teoricamente lo darebbe a metà settembre lo short, proprio il punto giusto. Staremo a vedere perché comunque vedete anche in questi casi che c'è una certa traslazione temporale di qualche giorno, ci può essere tra quando si dovrebbero formare dei minimi o quando si dovrebbero formare dei massimi, quello ci può stare. Certo. Bene, a questo punto io e Harry andrei avanti, andiamo a fare un po' una delle Come? superstar del momento, ovvero l'S&P 500, giusto? Oh, che Mark è un Highlander, non molla mai. Io ricordo adesso in Sono, ufficio. guarda, mi ero promesso di non fare long e short di breve termine sull'S&P 500, però visto che la stagionalità seguiva così bene, sono alla quarta operazione in profitto, perché sono Bene. entrato a 2450, sono in profitto di 15 punti. Ok? Adesso Vediamo. comunque andiamo a vedere. Allora, S&P 500, No, iniziamo con comunque, mentre lo carichi, no, stavo dicendo vai, vai, un'altra dimmi. cosa. Sono qua in ufficio dalle 9 di stamattina, quindi praticamente sono 13 ore che vedo grafici. Meno male che sono andato a fare una passeggiata nel pomeriggio. Mi raccomando, non fondere, eh? Ci servi ancora. No, no, ma sono. Sai che mi sono messo a dieta e quindi in realtà sono solo lucido perché ho la pancia più vuota e quindi sono più lucido. Dai, bando alle ciance, andiamo Andiamo a avanti. vedere Sì, la ma previsione. rispondo a Vittoria mentre tu lo fai. Dice: bravo Enrico che mi sei messo a dieta. In realtà tu non mi hai visto ultimamente, ma prima di mettermi ho ingrassato almeno altri 4-5 kg, quindi ero diventato una sorta di baule e quindi adesso giustamente mi sono rimesso dietro e ne ho già persi 2 o 3. Ok, allora io intanto finisco di allineare i grafici, ma praticamente ci sono. Allora, dal 25 di giugno, ancora un pochino, qualche giorno, al 15 di ottobre. Ok, vediamo un po'. Ecco fatto che ci siamo. Perfetto, qua fare una proporzione abbastanza
Facile, non c'è traslazione temporale, se non erro, comunque ho sempre lì leggermente qualche giorno, così. Ok, allora direi che possiamo iniziare l'analisi vera e propria. Allora, innanzitutto preciso che, come ho detto prima, che non volevo fare dell'operatività di breve periodo su questo strumento, ma alla fine poi non ho resistito. Fortuna perché, come dicevo, sono alla quarta operazione in profitto su questo strumento e adesso vediamo perché sono entrato e sono uscito da questo strumento e a quali livelli. Allora, andiamo sulla previsione. Eccoci qua, sempre trasparente. Voilà. Allora, innanzitutto noi sapevamo che da fine luglio si poteva iniziare a scendere su questo strumento. Quindi io ero già short da qui, da 80, quando ho visto questo ulteriore spike rialzista a 90, 89, l'ho preso 89, ho fatto un'ulteriore entrata a 89 short. E nel giro di pochissimo ho guadagnato tanto, perché guardate, c'è stato questo forte ribasso che ho chiuso a 35 circa. Poi in realtà non mi sono girato subito. Quando ho visto che è risalito da qui, da 70 e qualcosina, mi sono rimesso short di nuovo e mi sono preso questo. Poi qui che cosa ho fatto? Mi sono rimesso long e mi sono, per questo è stato veramente bello, da Questo è 35. culo, si chiama culo Marco, cioè nel Ah, che senso, culo! L'ho ripreso. no, è vero, anche Matteo, e adesso cosa facciamo? Allora, adesso te lo dico. Allora, innanzitutto io sono long da qui, perché vedete che secondo previsione fino a fine settembre ci dovrebbe essere questo rialzo. Ok, lo vedete qui, questo massimo. Io per ora sono long da 50, me lo tengo, massimo mi metto lo stop in pari, chi se ne frega. Andiamo a vedere le altre history. Vedete che secondo l'history a 7 anni è sceso in maniera più precisa. Perché me la sono sentita di fare queste operatività di breve? Perché mi sono accorto di una cosa. Mi sono accorto che, vedete, nell'history e a 7 anni e a 10, guardate che bella anche quella a 10, che cosa è successo? Mi sono accorto che nel periodo in cui indicavo il forecast a determinati movimenti, quei movimenti ci sono stati con una grossa precisione. Poi adesso chiaramente chi non è esperto, chi non ha l'occhio, dice: ma che cacchio dici? Non è che è poi così simile. No, perché le proporzioni di prezzo sono diverse. Se noi andiamo a schiacciare il grafico, guardate qua, schiaccio ancora un po', ecco qua, guardate qua, c'è stato questo movimento praticamente identico proprio nello stesso periodo in cui io indicavo il forecaster. C'è anche, tra l'altro, sull'history a 10 anni, però in proporzioni diverse, ma c'è. Vedete? Questo movimento, eccolo qua, guardatelo qua, è quello che mi ha fatto capire che comunque, temporalmente parlando, ero allineato giusto. Allora, Ma non quello è che che i farò io prezzi sono adesso già sarà troppo in restare. alto adesso? Come, Harry? Non è che i prezzi, visto che in quest'ultimo periodo si sono leggermente divaricati, non è che sono ancora sulla fase di picco e magari c'è uno spostamento, diciamo, temporale, potremmo essere un po' più avanti? Ma guarda, potrebbe anche esserci, perché comunque i prezzi si spostano, però dovessimo essere più avanti, saremmo comunque o così, o così, o così. E si vede bene che comunque abbiamo ancora davanti questo tratto di rialzo sull'indice S&P 500. Cosa vedete? Che non vediamo però sull'history a un anno. L'history a un anno, cioè, che non è altro poi che il grafico dell'anno scorso. Allora rimetto il grafico in proporzione. Vedete che è stato parecchio, parecchio diverso. Cioè io qua mi sono sempre messo short, però vedete che lo short, qua c'è stata la lateralità che è stata veramente estenuante. Lo short è arrivato solamente
in questo periodo, praticamente quasi alla fine di settembre. Sono scesi praticamente 100 punti nel giro di un venerdì pomeriggio, mi ricordo. Era quando c'è stato questo ribasso. Quindi ora che cosa fare? Allora, io resto rialzista, assolutamente, come ho detto, fino alla fine di settembre. E poi che cosa fare? Teoricamente ci dovrebbe essere una sorta di doppio minimo che c'è stato, vedete, l'anno scorso. E poi da qui che cosa fare? Assolutamente mettersi long. Perché mettersi long? Allora, questo ve lo faccio con una previsione, vedere con una previsione di più ampio respiro. Allora, andiamo a prenderla, che non è altro che la previsione qui sull'S&P 500, però con time frame giornaliero. Ok? Allora, apro, è questa. Apriamo sempre con il Paint. Eccola qui, quella che vedete qui. Vabbè, qua c'è il grafico d'esempio, non ci serve. Noi abbiamo questa previsione che va dal 1 di agosto al 22 di luglio, ok? Quindi dall'agosto dell'anno precedente al luglio dell'anno successivo, ok? Col forecaster questo non si può fare. Perché il forecaster, chiaramente facendo delle medie annuali, non spezza le previsioni dall'anno precedente all'anno successivo. Però io l'ho fatto, ok? E poi una tecnica che insegnerò in un corso che bisognerà fare un po' più avanti, di cui avevamo già parlato con i nostri utenti quando ho fatto i corsi sullo sharing system. Allora, togliamo il grafico con time frame orario, andiamo a prendere un grafico stagionale daily. Ok, che io ho già preparato qui, stagionale daily, eccolo qua. Allora, eccolo proprio qui, il nostro S&P 500. Allora, innanzitutto, se noi andiamo ad allineare dall'anno scorso, cioè dai primi di agosto, da qui, vediamo che qui abbiamo fatto un'operatività che è veramente una figata. Perché guardate qua, che cosa è successo? Siamo andati praticamente perfetti. La previsione finiva il 22 di luglio, ecco 21, al 22 di luglio c'è stato proprio l'ultimo strappo rialzista che vedete qui. Eccolo qui, questo. Comunque, long me lo ricordo, l'anno scorso eravate in due in Italia, tu e un altro, eh? Che, è vero o no? Che addirittura ci chiamo qua e dice Marco Di Vito è matto che dice che va a Sì, 2400. sì, sì. Sì, la gente mi prendeva per il culo, avevo detto per fine agosto tra 2480 e 2500, siamo arrivati a 2490, meglio di così non si poteva fare. Io effettivamente ero entrato proprio qua su questi minimi e avevo raccomandato di non chiudere, poi che cosa è successo? Che in questo ribasso, allora se fosse stato un ribasso per cause, chiamiamole così, naturali, avrei comunque tenuto la posizione, anzi avrei continuato a incrementare. Però qua l'ho voluta chiudere perché? L'ho voluta chiudere perché c'era stato il ribasso e in contemporanea c'erano i casini con la Corea. Iniziavano i primi casini con la Corea. E mi sono detto, allora qua prima di ritornare a 2200, visto che sto facendo insomma i miei 200 e passa punti, non voglio buttare via tutto il lavoro che ho fatto, me lo prendo e buonanotte. Poi all'S&P 500 gliene frega niente, secondo me se avviene anche l'inversione dei poli sulla Terra, questo indice continuerà a salire fino al 3019 perché non molla mai. Io ho convinto che mollasse adesso molto perché gli Stati Uniti sono parecchio implicati nella questione, anzi direttamente implicati nella questione con la Corea e invece niente da fare, sono scesi più i nostri europei che quello americano. Vabbè. Comunque, bando alle chiacchiere, che cosa dobbiamo fare adesso per vedere che cosa potrà succedere in un'ottica di più lungo periodo? Perché a noi è il più lungo periodo che interessa qua, i soldi veri comunque, a parte che nel trading si fanno sul lungo periodo, ormai lo diciamo da tanto, lo sappiamo. E comunque, con una previsione così, i soldi si fanno nel lungo periodo. Andiamo a vedere quindi come allineare adesso la previsione. Allora, innanzitutto, vedete che il movimento che c'è stato quest'anno, guardate qua, questo, vedete, con questa lateralità, discesa e poi risalita, è molto simile a quello che c'è stato l'anno scorso. Lateralità, discesa, poi risalita. Ok? Non guardate questo minimo che non fa fede perché? Perché questo non è in realtà questo minimo, quello che vedete qua. Perché adesso non si vede il cursore.
In realtà, scusate che rimpicciolisco di nuovo, arrivo. In realtà non è il minimo che vedete qua, eh. Il minimo che vedete qua in realtà è questo. Questo è un minimo anomalo, questo è il minimo delle lezioni. Ulteriore possibilità di entrata long. Qua sarebbe stato veramente il da qui il long perfetto. Ok, esatto, Federico lo fa notare, lezioni vittoria di Trump. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare per andare ad allinearci correttamente? La previsione va dal 1 di agosto al 22 di luglio, ok? Allora noi che cosa facciamo? Harry, ma cosa stai facendo col microfono? Stai No, giocando? niente, stavo Senti un aprendo la finestra. casino esagerato. Vai, vai. Allora, dunque, dal 1 di agosto, quindi da qui all'incirca, a fine luglio, circa qui. Ok. Come la allineiamo questa previsione? Così. Ok. Scusate. Esattamente così. Va bene? Stampiamo un print screen e andiamo a sovrapporci. Cioè non c'è bisogno neanche di staccare il grafico dalla schermata e andare su un'altra perché comunque la sovrapposizione la facciamo direttamente in questa. Allora, no, niente, ci dobbiamo solo spostare in trasparente. Ecco fatto. Allora, vedete che siamo praticamente giusti, ok? C'è stata questa discesa, questa sorta di zigzag. Vedete comunque che i prezzi, anche se su livelli veramente diversi, comunque guardate qua, qua doveva esserci il minimo, c'è stato, qua il massimo c'è stato, qua il minimo c'è stato. Qua il massimo c'è stato e adesso c'è stato un minimo qua dove doveva essere, anche se su un livello di prezzo molto differente, perché guardate che siamo molto molto più in alto. Ok? Adesso che cosa siamo? Siamo in attesa di andare a prendere questo massimo. Ok? Poi da qui vedremo, valuteremo lo short, vedremo anche, dipenderà dalla forza di questo indice, perché per ora, per i livelli di prezzo che sta battendo, vedete qui, guardate quanto doveva essere più giù, invece guardate come siamo in alto. Quindi ancora una volta l'indice S&P 500 sta dimostrando veramente una forza incredibile. Vediamo se il massimo che io prevedo intorno alla metà di settembre sarà a 2500 punti o 2480, lì poi valuteremo. Se sarà probabilmente ancora su 2480, allora si potrà tentare lo short. Se invece sarà sui 2500, magari io piuttosto che tentare lo short terrò ancora il long e su un eventuale short, un eventuale ritracciamento dei prezzi incrementerò il mio long, perché veramente quest'anno assolutamente non voglio essere fuori da questo movimento rialzista dell'indice S&P, perché è veramente un movimento troppo, troppo importante. Poi io non so se farà un rialzo come quello dell'anno che è appena passato. È difficile perché veramente ripetere la stessa identica cosa per 3 anni a fila addirittura è veramente tanto. Però secondo me comunque ad agosto dell'anno prossimo saremo su dei nuovi massimi storici per l'S&P, secondo me. Non saranno magari di Considera che 400 punti ancora più in alto rispetto adesso, però potranno essere magari di 200, ecco. l'apprezzamento comunque per chi è un investitore europeo si è trovato con dei dollari molto meno di valore in portafoglio, quindi diciamo che in parte questo incremento dei prezzi è dovuto anche alla svalutazione del dollaro in generale verso tutte le altre valute mondiali. Quindi questo è un pochettino può essere l'effetto che ha dilatato la forza dell'S&P 500 e il motivo per il quale non ha performato come il DAX, quindi un po' peggio. Secondo me al primo movimento ribassista per chi vuole andare long, quindi alla prima candela daily negativa, il giorno dopo se apre negativo può provare un long, allo stesso modo si può provare uno short al superamento dei massimi precedenti, insomma, il superamento dei massimi storici, quando tutti comprano per la rottura delle tecniche di breakout, quando il mercato si sgonfia e inizia a crearsi una candela ribassista, allora proprio su quella giornata o quella successiva si può aprire un'operazione al ribasso. Marco, sono 2 ore. Io direi Sì. che un po' di idee su quello che fai tu
L'abbiamo visto. Ci sono le tue sessioni che riprendono tutti i martedì alle ore 20. Io mi riprendo un Esatto. attimo lo schermo perché faccio Vai, vedere vai. un po' di cose. Aspetto un attimo che vado sul nostro sito. Eccolo qua. Quindi mi raccomando. Scrivete sul sito, cercate di partecipare il più possibile perché per noi è importante sia la visibilità, quindi il fatto che condividiate gli articoli, che commentiate, che ci diate le vostre impressioni. Vi lascio con qualcosa di carino, di simpatico, soprattutto se ci sono tante persone che hanno iniziato a fare trading e hanno smesso perché hanno perso, perché sono in una fase di particolare negatività. Questo è un articolo di Marco del 22 gennaio del 2015, quindi 2 anni e mezzo fa, quando Marco, diciamo, alzava bandiera bianca e diceva addio al trading. Nel frattempo è diventato bravo, è cresciuto e insomma, e ci dice giustamente Matteo, si è comprato anche l'Alfa Romeo, quindi assolutamente, insomma, questo è un articolo che secondo me dovrebbe essere utile per tutti, insomma, andare a leggerlo, quindi ve lo mando. Vi lascio con qualche informazione di servizio, quindi visto che ci sono persone nuove che si sono avvicinate e altre che sono rimaste dall'inizio, vi ricordo un po' di cose. Il forecaster e le sessioni di Marco Di Vita si possono avere con l'apertura di un conto tramite IG aperto per il nostro tramite, quindi i primi 2 mesi sono gratuiti per le aperture di nuovi conti. Chi volesse si può iscrivere dalla sezione formazione trading e abbonarsi, quindi si può tranquillamente abbonare. Tutte le informazioni le potete richiedere a info@investire.biz. Da domani ci saranno le colleghe, vi esorto a iscrivere e a utilizzare la chat. Per quanto riguarda i prossimi eventi, ve ne segnalo due ai quali tengo particolarmente. Uno è Investing Roma, quindi per chi fosse di Roma, il 15 di settembre saremo a Roma, avremo un desk dove ci saremo sia io che Luca e potremo parlare appunto delle varie cose che vorrete, quindi il tempo che dedichiamo a voi, poi io farò una conferenza insieme a Commerzbank sui certificati a leva. Per quanto riguarda invece domani, invece parto io con un nuovo prodotto perché finalmente ho finito di scrivere i contenuti per il sito nuovo che uscirà tra circa un mese e quindi che avrà una grandissima sezione di education e quindi inizierò ad essere molto più attivo sul sito. Avremo questo nuovo evento che si chiama In linea con Investire. Sostanzialmente daremo la voce a tutte le persone che sono presenti sul nostro forum e quindi tutti quanti con una cuffietta come sta facendo Marco in questo momento e un microfono potremo interagire un po' come avviene in radio, dove insomma si parlerà di tutto e tutti quanti potranno essere protagonisti, quindi potrete chiedere di partecipare, di far vedere le vostre operazioni, potremo mostrare il vostro schermo, insomma, una radio interattiva sui mercati, ma anche sull'attualità e su tutto quanto, dove io voglio fare soltanto da speaker e non da relatore, insomma, visto che l'importante è la crescita di tutti nel breve termine. Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, allora, come avete visto, se molti di voi sarebbero stati con me già da qualche mese, sarebbero dentro su molti cross, come ad esempio, prendo ad esempio l'euro-yen, già da 127, ma addirittura se non da 124. Ecco, potreste trovarvi nella situazione, magari fra 3 mesi, se non vi doveste iscrivere, di essere dentro magari da adesso per poi avere l'euro-yen tra 3 mesi a 136 e per mangiarvi le mani un'altra volta. Ragazzi, cosa posso dirvi? Venite nelle mie sessioni, facciamo l'operatività in modo che anche voi possiate guadagnare come lo sta facendo chi è dentro da ormai da diverso tempo nelle mie sessioni e dà le posizioni aperte da dove, dai livelli che avete visto che sono
che sono parecchi soldi, e mi raccomando, iscrivetevi perché di soldi da qui alla fine dell'anno, anche l'anno prossimo, secondo me ce n'è da fare veramente tanti. Ho già in mente dei movimenti, addirittura io a partire dal mese di gennaio, come cross ad esempio sulla UDUSD, veramente lì, io, secondo me l'anno prossimo sulla UDUSD, non so perché, ma sarà uno dei cross sui quali farò un pacco di soldi, ma anche sul gold e anche Ma che li su devi metri, fare prima, eh? perché Calma, eh? ho le idee piuttosto chiare, ho le idee piuttosto Ecco, chiare. perché di certo non c'è niente, nel senso ci impegniamo, cerchiamo di fare bene, però di certo non c'è assolutamente niente. No, chiaro. Quindi l'impegno noi ce lo mettiamo sempre, però la cosa, se vuoi star tranquillo, ti compri o questo Ecco che viene oppure. fuori con... Ma te vieni a fare la tua pubblicità nelle mie sessioni. Oh, ma che non ti O invito più, eh? Berkshire Hathaway o questo, che così sei tranquillo che questi guadagnano sempre o quasi sempre. Però no, adesso a parte gli scherzi, no, il servizio di Marco è molto bello, io lo consiglio soprattutto per chi non ha un conto trading con l'utenza premium, avete la possibilità di avere il servizio di Marco di vita e il forecaster in maniera completamente gratuita. Altrimenti, se siete già stati abbonati e avete voglia di ricominciare oppure non l'avete mai provato, potete fare un test per un mese e vedete un pochettino come va, come vi trovate. Insomma, tanto il costo per un mese di abbonamento non è assolutamente proibitivo. Bene, allora a questo punto io saluto tutti, Henry, ti ringrazio per la partecipazione, è stato almeno a mio parere un bellissimo webinar, abbiamo visto tante cose e naturalmente vi aspetto numerosi nella sessione di martedì prossimo e avviso, ne approfitto per avvisare i miei utenti che nel frattempo arriveranno nel weekend gli aggiornamenti e le nuove previsioni più aggiornate. Ok? Quindi un saluto da parte mia e vi auguro come sempre un ottimo trading. Ciao a tutti da Marco Di Vita. Buona serata a tutti e mi raccomando, scrivete sul sito. Buon trading a tutti anche da parte mia.